questa, questa nuova, nuova trasmissione. Ebbene sì. Siamo qui tutti e tre riuniti, devo dire grazie Simone. Grazie Simone, ha avuto un'idea brillante, sì. ovvero quella della turnazione. Voi non vedrete un cazzo, ma oggi sono rinato. Ah! È bastata mezza giornata ah, di sì, pausa. Considera che erano due mesi che non mi prendevo mezza giornata. Sono uscito, mi sono fatto una passeggiata lunghissima, sono andato ad un centro commerciale Molto strano, poi magari lo racconterò, non è questo il momento E finalmente la mia mente è tornata fresca Ma, non siamo qui per parlare di me, abbiamo due ospiti molto diversi tra loro Icius e Alex, benvenuti Un applauso! Ciao! Come non si sente un cazzo? Aspetta Si, eh, si, sì, sì, lo metto là eh, Allora è accesa la <ride> Prego presentatevi Henry. prima le signore vai vicius no scherzo <ride> prima le signore prima prima i signorini prima dai, prima, prima, le, Alex. prima Alex dai. Alex sentiamo, sei muta cazzo mia cara non ti si sente prima ti sentivamo che è successo prova a uscire e rientrare che non sei mutato da noi, Bicio. Allora, intanto, allora, per sopperire a questo problema tecnico, presenta. Allora, tu. facciamo una cosa, faccio eh. una mini introduzione. Vai, introduzione in di Mario. Siamo... Grazie, Red Lilium per Lost. Grazie, amore. Un po di Grille. professionalità. È <ride> <Beh, beh>, fattuale. <ride> scusa, che, che, chiamiamo le cose per quello che sono. Allora, diciamo che stasera siamo tornati ad un format che amo, la strana coppia. Credo la, che la, il strana so coppia. la strana coppia, credo che il sottotitolo di questa live può essere giudizio e pregiudizio. Vi piace? Un po' orgoglio e pregiudizio. Perché? Perché abbiamo Alex, una, rag eh, una ragazza che io ho visto le prime volte su Instagram e mi sembrava una persona che Anzi, ah, sì, solo cioè, ma veramente, tu solo per rimorchiare? No, organizzi no, 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 la strambaglippa. È... Siamo ma ritornati anche il 18, guarda. Non la mia tipa, li l'hai invitata perché gli questo piace. Questo è il pregiudizio. No, mi sembrava una persona veramente ho un poco da dire, poi ho scoperto da Ivan okay. che non è così, un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto anche ieri con Paulina in realtà, se ci sì. pensi, molta gente poi ha detto... Parla ah, un po' Alex, non ti si sente Ecco mi rimangio tutto quello che ha detto, te... no ma prima si dire. sentiva sì, sì. sì, ci abbiamo parlato prima che iniziasse, eh, att att attenzione No, non ti si sente, ma è, una, è una cosa molto strana questa Mm, vabbè, comunque adesso sistemerà i problemi di audio sicuramente. Mi avvia il telefono, guarda. E, <ride> giudizio, quindi pregiudizio. Giudizio invece perché? Perché ho visto diverse analisi di Vicious in questi diverse giorni. Anal. Diverse anal? Uh, di anal di, di Vicious. Che dove... Tipo di analisi? Beh, anche per quanto riguarda gli streamer, dove no. giudicava con, uh, secondo me, coscienza uh, gli streamer. Quindi. Ha blastato ha blast Lucy Lane. No. E io in quel momento l'ho amato, l'ho rivalutato completamente. Ha, ha fatto delle sue analisi, poi ovviamente ma sono condivisibili. Ma come blastato? Ha detto? ha detto delle cose estremamente Ma facciamo vedere di Un attimo, non finisco. Qui per fare il, il manichino: sì. dei finisco mio caro la premessa. Volevo dire soltanto dai, che sì, dai, ha dai, fatto dai. delle analisi comunque dai. supportate appunto da, uh, da sue visioni di tali live. Quindi. Dopo questo sproloquio, direi Vicious, presentati a tutti. Chi sei? Cosa fai? Allora, salve a tutti raga, grazie al Cervo per avermi invitato. Sì, prima parlo un attimo della Lucy, cioè l'analisi. L'analisi, più delle analisi, partendo da un sistema di riferimento relativo a come discorso che facciamo prima su cosa significa, secondo me, il mestiere dello streamer. Allora, riguardo a Lucy, la Lucy oltretutto oggi è passata da me in canale, ha invitato la mia ragazza da lei venerdì sera, io gli ho detto vabbè, comunque. Cioè, nel senso che è stata gentilissima. Cioè, il mio discorso era una ragazza, Lucy, non devi nasconderti dietro il push up, spinto, eccetera, perché per me è un modo per auto svalutarti. Cioè, nel senso, puoi avere qualcosa di più da dire nella live piuttosto che mettere in primo piano per forza il tuo aspetto estetico, che poi è quello che tutti si aspettano da te. Cioè, io più fiducia io in te, che poi tu stessa, no? Questo era il discorso. Uh, chi sono io? Niente, io sono Riccardo Vigio Zanocchio, oh, sono su Twitch da quasi sette anni, sarò al sesto anno di live. Oh madonna. Sì, tanto tempo raga, tanto. Sono stato tanto il secondo tempo. partner verificato, la prima persona a essere stata in home page quando si è deciso praticamente di avere un palinsesto in lingua italiana su Twitch, è stato il primo a essere contattato, non voglio braggare eccessivamente. Uh, prima della mia esperienza su Twitch ho uh, fatto il pro gamer, ho iniziato la carriera nel 2001 con le Olimpiadi del videogioco, World Cyber Games in Corea nel 2001, appunto, terminato nel 2005 dopo aver vinto la Cyber Professional League, che ai tempi era la lega più importante per quello che riguardava gli sport. Ho vinto titoli nazionali uh, su tre discipline, non ho mai perso una partita in ambito nazionale. Eh, sono uno dei pochi giocatori ad aver vinto un major e sono comunque in sport Earnings sono rimasto in top 5 per 10 anni adesso sarò tipo boh, 22 per il paese it Italia dopo la mia esperienza da pro gamer ho switchato mentre ero nell'America ad allenarmi, mi sono appassionato con il poker online e, Niente, ho fatto il Grinder per 8 anni ho lavorato anche come coach in una scuola di poker um, sponsorizzata da Season insieme a Niccolo Caramatti Marco Fantini e altri giocatori che magari qualcuno conosce, oh my god, che, mh, Andrea Carini, insomma ho conosciuto Carlo. Adinolfi. Baspexcatori, insomma, ero un po' lì nella scena, ma sono sempre stato un po' l'operaio del poker. Non sono uno che giocava agli MTT gigante, mi staccavo il mio stipendio, sti cazzi, la mia indipendenza Ok, ok. Alex, Aspetta, dici no, ci, ci sei... sei? No, volevo solo sentire. Allora, mi... allora, fagli fai... finire Poi ho vissuto anni all'estero. Appena no, iniziato no, a parlare, storia, cioè, fagli no. di qualcosa. Eh, volevo Poi sentire. Vissuto, vada, vada, continui, continui a flexare, vada. Una, 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 per me è un'esperienza importante. Anche Alex ha vissuto all'estero, ho visto in Australia. Comunque per me è stata molto importante due anni nelle West Indies, in Barbados, e eh, due anni a Praga, e sono tornato in Italia cinque anni fa. Questo è quanto. Ok. Alex, ci sei? Mi sentite? Oh, sì! Perfetto, oh, perfetto. Ok, yeah. Alex, presentati anche tu. Ok, mi chiamo... A cioè, tutti mi conoscono come Alex, però in realtà il mio nome è, Ale è Alessia, Alessia Mucci, e è la mia seconda volta su Twitch <ride> come ospite. E ho 32 anni... Mi sono... Io sono un ingegnere e in realtà non ho mai lavorato come ingegnere. ingegnere è lavorato... cosa? È una copertura. Sì, è una copertura. Ingegneria <ride> di aeros... che tipo? Aerospaziale. fighissimo, Ma significa <ride> che, che vai tipo con la. Con la, con la... che poi lavora alla NASA? La aerospaziale, quindi dipende da quale delle due specializzazioni prendi, no? Quindi o aerei, quindi rimani sulla Terra o spazio. Io in realtà sono specializzata in propulsione, quindi tutto ciò che riguarda i motori aerei o spaziali. Non ho, non ho mai lavorato come ingegnere in realtà. Ti ha convinto a prendere quella facoltà il fatto che eh, c'erano più donne che uomini e c'era un incentivo <ride> per le donne? No, c'erano più uomini che donne, perché diciamo. Era una dopo passione primo... da prima, presumo. Il primo anno eravamo tipo 250 in classe c'erano tre donne di cui solo io sembravo una donna. Ma tu, Dove essendo appassionata, te ne vero. sei sbattuta? In che senso sbattuta? Cioè, eh, non, non ti importava molto della discrepanza, o sì? Ma no, in realtà Beh. io mi, mi sbatto sempre altamente. Ma facevi situazioni. bene. Ma da, da, do, da dove nasce questa tua passione? Ma diciamo che io sono stata sempre una grandissima secchiona fin da, fin da quando ero bambina. Quindi, dopo essermi diplomata, aver preso la maturità comunque a pieni voti, i miei si aspettavano che da me una laurea di spessore. Ma quando mi parlavano di medicina mi saliva la febbre, perché stare altri dieci anni in facoltà mi sarei tagliata le vene, quindi ho optato per una scelta un po' più pratica, comunque di spessore. Ingegneria, diciamo che negli anni 2007-2010, quando io mi sono, ho iniziato la carriera universitaria, era abbastanza quotata per chi <ride> avesse, insomma, testa. E quindi mi sono buttata lì e tra tutto ho scelto quella meno sterile. Tutto Perfetto, qui. e da questo percorso poi come sei finita a fare il lavoro che fai oggi? Spiegaci che lavoro è, poi faremo intervenire anche Vicious. Ah, io ho cominciato comunque a lavorare che avevo 15 anni nel mondo del bar e della notte, come bartender. E ho lavorato come bartender per 15 anni interi, quindi mi sono mantenuta agli studi universitari. Io mi sono laureata a Torino, ma uh, vivevo a Milano. Ma che e tipo di bar era? Un bar pieno e... di... Ho lavorato in tutti i tipi di locali, dall'Hollywood di Milano a bar a Londra, in ristoranti a Sydney, discoteche, okay. bar, lounge bar, piazza San, San Babila, Duomo, tutti i locali, cioè come bartender eh, comunque. Perché c'è stato il bar frequentato da mio nonno, poi c'è stato il bar, bar... No, 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 bar, no. Bar, io, io come bar intendo anche il bar dentro la discoteca. Diciamo cioè, locali, eh, locali sì, più che altro notturni, sì. belli movimentati, certo. Cioè. Sì, ho anche insegnato in alcune scuole perché inizialmente ero anche, facevo anche la bartender acrobatica si chiama il flair tecnicamente quindi... che, fai, che fai tutte le acrobazie con lo shaker sì, sì. E, oh, e sì. ne capisci eh, di mixologia eh sì, no, principalmente quello poi comunque ho, ho affrontato nella mia carriera, Più ho sì. fatto diverse gare, eh, ho insegnato in alcune scuole qui in Italia, sia a Milano che a Roma, e per, diciamo che per 15 anni è stato il mio lavoro principale poi okay. dopo essere andata in Australia con quello che lì è diventato mio marito eh, lì ho continuato a lavorare sempre in un ristorante e ho preso comunque lo sponsor per stare lì come bartender come bar manager Ma sei sposata, non ho capito Ero sposata Ah, ok, okay. Mm. No, non... e Poi la mia storia è andata male sono rientrata in Italia nel 2000, inizio 2016 e da allora ho iniziato a fare l'Instagrammer cioè mi è caduto un po' addosso in realtà la, cioè? la popolarità oh, oh. sociale? E che è stata più, io fino ad allora ero, vivevo tipo in regime, in regime nazi con il mio compagno, quindi non mi permetteva neanche di cambiare lo stato di Facebook quando ero con lui. Alza, quindi finita. finita... Ma sai che di se è torta sta palla al piede, se d'orto. Vabbè, un po' come Gianluca po più o meno. No, volevi dire un po' come Anna con Gianluca <ride> Ma quando mai? Ma quando mai? Un sì, po diciamo come che era abbastanza. Dubbi, un po come un po come e quindi, diciamo come sono che... rientrata, un po' per, um, per ripicca, un po' per rivalza personale di donna. Ho iniziato a postare foto comunque sexy borderline su, su Instagram. e Nel giro di pochi mesi la pagina è esplosa. È cioè molto naturale. Nel senso, in quegli anni, 4-5 anni fa, Instagram era ancora molto organico, non c'erano tutte le puttanate di algoritmo che ha di adesso. Quindi crescere e andare era viral, era molto, molto semplice se avevi comunque un contenuto particolare. Ma si può vedere un contributo Instagram? O è bannabile? Io direi che è bannabilissimo. Eh, ma sono curioso io. Vabbè, eh, scusa, vai da è cellulare Se è bannabile sì. sarà bannabile qua, sarà bannabile pure su Instagram. Mm. No, Beh, mh, cioè, secondo me rischiamo, però. Mettilo qua prima, no... guardatelo voi. Comunque, che, allora. Che per cercare Alex, Alex, tu già l'hai visto molto bene. Qual è il tuo Instagram? Alex, Alex Mucci-Basso? Mucci. Alex Underscore okay. Mucci. Perfetto, allora ti fermo un attimo su questo, visto che hai detto Instagram 4, 5 anni fa, algoritmo, eccetera. Vorrei far intervenire Vicious anche per fare un po' un parallelo con Twitch. No, sì, è abbastanza bannabile. sto prendo. Ec <ride> eccolo qua, <ride> <E storia fa> <ride> <life>. <ride> sei bannabile. Voi non potete vedere, forse, Vicious, forse Vicious ha aperto anche la schermata della live, ma ha fatto una faccia emblematica, Simo. No, no, vabbè, la prima foto si può far vedere. Eh, ma, no, vabbè, la vabbè. prima non sono io. Vabbè. Ah, non non te. Te. Allora, <ride> no. qua la domanda, mosso? Devi andare dalla terza scusi, in poi. Ma chi è questa messa a prona? Ne trovo una. Eh, che no, eh sono ragazze che mi comprano lo spazio pubblicitario temporaneo. Ah. Per... Ok, allora magari dopo ci arriviamo. Allora, dicevo: Vicious: invece, tu che sei un veterano di questa piattaforma, mm. dici un attimo com'era Twitch 4-5 anni fa, e soprattutto, voglio sapere da te il discorso che facevi anche in altre live, che ho avuto il piacere di ascoltare, ovvero cosa significa fare il lavoro dello streamer. Perché ho visto che è una tua frase ricorrente anche durante la tier list che hai fatto. Spiegacelo bene. Allora, com'era la piattaforma tanto tempo fa? Allora, la piattaforma tanto tempo fa, ragazzi, era diversa perché? Perché prima di tutto non c'era il Prime. Allora, di conseguenza, voi immaginate adesso, togliete tutto il vostro revenue, togliete il Prime e vedete quanto prendete di stipendio a fine mese. È, è basso, è molto, è molto basso. Quindi era proprio venire live, era una questione di passione. Ai tempi non c'era l'idea di brand, non, neanche un... non si metteva neanche la cornice intorno alla webcam ai tempi addirittura sono stato io raga cioè non è che voglio braggare raga su serio. ai tempi cioè mettere la full cam per parlare alla propria chat era una cosa che non era contemplata cioè si pensava a Twitch soltanto per il gameplay si pensava che non ci fosse non avesse senso neanche avere un contatto con la community ok? Iniziava io con il Sunday talk show perché tornavo dalla mia ragazza a Praga e dicevo vabbè raga sono stanco non ho voglia di giocare dalle 11 alle 4 di mattina parliamo di il posto più strano dove avete fatto l'amore uh, capito? roba è così quindi non essendoci il prime, le uniche persone che venivano su Twitch erano quelle veramente appassionate eh, di, eh, non lo so, avevano piacere a giocare, a condividere la partita con gli altri, eravamo in pochissimi. C'era Lapo, Terenas, c'ero io... Uh, c'era viking c'era Walcat, insomma c'erano quelli bro c'erano quelli che tu hai detto non so chi cazzo sono che ci sta perché se tu arrivi a, se uno arriva oggi su twitch dice vabbè ma questi sì, qua chi cazzo sono cioè uno riconosce omiatol riconosce il cerbero riconosce che ne so tumblr riconosce zano ma gli streamer quelli vecchi 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 ovviamente mh, sono un po' passati di moda non li conosce più nessuno va bene detto questo il messiere dello streamer il messiere dello streamer è un punto di vista mio non sono il papa raga cioè per come io vedo fare lo streamer, avendo avuto rapporti con la vostra, la vostra agenzia che è oggi è Evox, che è gestita da Signorelli e da, da Laglio che saluto che è un mio caro, cioè, caro amico cioè è una persona che conosco bene, David ci vado molto d'accordo ehm, ai tempi i network, Ma oltretutto erano... Di, di attenzione no in realtà sto <ride> gestendo una cosa perché qui in realtà al tempo vabbè, al tempo vabbè, cioè, anche, diverso, anche diverso il rapporto tra i talent stessi perché c'era abbastanza faida tra, tra le agenzie mentre invece oggi i network diventano agenzie e hanno interesse a collaborare tra di loro um, il, mestiere dello il mestiere dello streamer è basato su tanti aspetti per me le buone attenzioni in... l'educazione No, no, non è... La tua quelli, brutta quello, figura quello di ieri avete sera, amico. Quello, quello che avete sentito nella mia tire list, cioè lo streamer, raga, deve avere degli attributi particolari del tipo, prendi una streamer che ne so, raga, uno deve essere tipo alla curolidice, cioè devi essere bravo a fare un product placement, devi essere appealing per lo sponsor, quindi devi avere un linguaggio di un certo tipo, uh, devi essere anche essere abbastanza inserito a livello di agenzie, conoscere chi sono i manager, come, come muoversi, raga, non è che inizi su Twitch... E... Ale Trick e Ballack a cazzo di cane. No, ci sono. Devi un attimo essere sveglio, raga, non è semplicissimo. Poi, ovviamente il rapporto con la community, costanza. Cioè, voi la costanza, voi avete tanti attributi che vi rendono un grande canale. Eh, vi siete messi di buona lena? Avete trovato grande costanza, avete trovato il vostro format, c'è anche quello che riguarda essere un mm, trend setter. Voi siete trendsetter su Twitch Italia. Voi siete dei tre ragazzi che hanno deciso di fare un talk show, spingere tanto sul talk show, portare ospiti, essere in train cam. In train cam non c'è praticamente nessuno live su Twitch Italia. Se non sbaglio, magari c'è qualcun altro, ma non di certo al vostro livello. Quindi avete portato innovazione. Avete portato innovazione. Diciamo che la costanza è arrivata tutta da questo stronzo qua. Cioè, anche Già, il rapporto con la community, cioè, il rapporto con la community, anche quello secondo me è importante. Andrea Omiotol oh, è uno che sa parlare con la chat, anche se sono 20.000 persone. Cioè, è come diceva un po' anche... Davide, forse non hai detto tu che fai? Quando il canale passa un certo limite diventa un po' come un surf, un'onda. Devi sapere un po' scivolarci sopra. Sì, cioè, io... quando vedi il mood... Mentre invece per un canale più piccolo come il mio, raga, è un canale diverso, gli utenti, le persone, gli utenti, gli amici, i sub, gli associati, come li chiamo io, io li chiamo per nome. Cioè, la metà li chiamo col nome proprio perché mi segui da 36 mesi, 40 mesi, eri con me quando ero a Praga. Quindi si sta creando un po' anche, questo è un discorso a parte, una divisione tra quello che riguarda i content creator su Twitch Italia, quindi sono i, i super streamer, i super canali tipo Zano, Cerbero, eh, Omiatol, eccetera, in cui c'è un determinato tipo di rapporto con la community, che può essere comunque stretto, per carità, e poi invece ci sono tutti quegli streamer intermedi, e ce ne sono tanti oggi su Twitch, ed è, è bene per l'ecosistema, tante persone che lavorano con Twitch con 100, 150, 200 concurrent, che invece creano proprio community. E hanno un rapporto diverso con le persone che lo seguono. Allora facciamo uh, un attimo È cambiato tanto, raga. È cambiato tanto, raga. No, siete finiti il discorso. Ma ai Va tempi. Il super streamer non c'era. Cioè, i super, stream, I super canali, raga, non c'erano. Vabbè, tempi. non c'era neanche pubblico. Comunque, il discorso della chat. Poi insomma, ch chiederò anche a voi. Dipende, ovviamente, da come hai intenzione di gestirla. Io credo, quello che dicevi tu, credo che comunque sia un'arma a doppio taglio. Talmente potente che alle volte, alle volte può travolgere lo streamer. Ma se riesci a domarla può essere la tua più grande forza. E credo che non potremmo fare un talk che comunque va a toccare anche temi importanti, seri, senza una chat che comunque sia anche pensante. Perché ci sono delle volte in cui noi spariamo delle stronzate, perché tu considera che andiamo online tutti i giorni parlando spessissimo di attualità. Non possiamo sapere tutto, non siamo tuttologi. Mm, tutt Quindi abbiamo bisogno di queste persone che ci dicono Marla, stai a dina cazzata. Tu stai a dina cazzata, Flame stai a dina cazzata. La chat, secondo me, è un po' come la paranoia e l'ansia. Devi imparare sì. a conviverci e a, e, a e a domarla se no, ne sei schiavo e vittima. Questa cosa penso l'abbiamo capita col passare del tempo. e Mo c'è un legame pazzesco comunque con la chat. Penso mo farò di parte, eh, ma penso una delle migliori chat eh, con, eh, che ci sono su Twitch Italia, anche per numeri, eh, perché poi è ovvio sì. che. La nicchia avrà una chat migliore Ma secondo me no, la nostra chat giro. È esattamente specchio del nostro Quindi canale La chat infatti che ora c'è eco E ora provvederò a rimuoverlo Ottimo, ed ottimo ed... E Mentre Simone fa questo uh, Diciamo, fa questa Modifica tecnica, volevo dire che la chat Secondo e me, massa. del Cerbero Rispecchia molto noi cioè, Io, vedendo anche la tier list Di Vicious e altre lui ha detto una cosa perfetta, secondo me. Il cerbero è borderline clown. Nel senso è che giusto. abbiamo dei cosa? momenti. Cosa? Ma è giusto! Eh, io, bravo! Io, io sono bravo! Sono d'accordissimo con lui. Bravo. Nel senso che noi abbiamo dei momenti, secondo me, altissimi. Cioè, anche da S, se vogliamo metterla in classifica stupida. Dei momenti da SS. Dei momenti, uh, clowneschi, quindi siamo in realtà scostanti per quanto riguarda uh, la tipologia di contenuti. Può essere vista come una qualità positiva, c'è cioè più varietà, tipo una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ti capita. D'altro canto però uno non sa mai cosa aspettarsi anche in senso negativo, cioè magari apri la nostra live a cazzo, però becchi quella più strana. Correggere. Vai. Dice incostanti. No, credo che... Scostare? Credo che esista anche quello, però vabbè. Sì? Credo di sì, vabbè, comunque, comunque vabbè, al di là di quello. Nel dubbio. Ne uh, il problema è anche relativo a ciò, cioè magari apri una live che è super cazzeggiante e conosci un po' il Cerbero, lo sai. Se vedi solo quella, ci siamo dei clown La costanza è una forza. Io la vedo come un non sai mai cosa ti capita Sì, poi non è in costanza di presenza, ma è in costanza di contenuti. Comunque, se io apro una live De Power, Power, io lo so quello che troverò. Sì. Se apro una live del Cerbero, mm -hmm. ci posso stare io. Seduto sulla, cioè in piedi sulla sedia, che mimo un atto defecatorio, mm -hmm. Marra che parla di cinema, o Flame che sta facendo una cosa alla Flame. Mm -hmm. Capisci? Invece, se apro una cosa su un canale di una persona sola, beh, Il non problema ma... è che, magari, alle volte. È dal format, eh. magari chi ha come cavallo di battaglia un gioco che è sempre lo stesso, è ovvio che questo ragionamento fila liscio come l'olio, noi sì. avendo comunque sempre argomenti diversi, ospiti diversi. Il problema è eh, che magari potremmo rischiare di distruggere anche le live bellissime e super piene di contenuto per live più cazzeggianti. Ci ho Come detto, è? volevo chiedere ad Alex che rapporto hai tu con la tua community sui social, che possono essere Instagram, eccetera. Come gestisci un pubblico che sono certo farà anche commenti di un certo tipo: beceri, ci sarà molto hating, eccetera. Che rapporto hai tu? Beh, diciamo che comunque il rapporto, io ripeto, non sono pratica su Twitch, quindi non so immagino che la vostra community la chat si comunque si adatti nel tempo con voi e evolva con voi. Il rapporto che un Instagrammer ha con la propria fan base, la propria audience su Instagram è diverso perché è meno diretta, cioè tu non vai sempre in live, non è live lì. Quindi mh, a volte non è che hai mh, un contatto così diretto, più che altro la vivi con commenti e direct message, quindi ehm, riesci a gestirtela diversamente. Non, con le stories o con i post fai vedere solo una parte di quella che può essere la tua giornata o la tua vita, comunque. Non stai otto ore in live e quindi puoi avere i tuoi alti e bassi. Il mio rapporto con la mia audience vo, mh, mh, ha avuto un'evoluzione nel corso di quattro anni, tre anni e mezzo, quattro di di Instagram, all'inizio facevo fatica comunque a anche perché quando ho iniziato io ancora esistevano neanche le storie, quindi non c'era proprio un rapporto così cioè le storie hanno comunque avvicinato l'Instagram era le persone che, che ti seguono, Il solo i post mantenevano, cioè creavano troppa distanza. Quindi all'inizio era per me era, era difficile gestire comunque l'ating che arrivava addosso il pregiudizio. Poi comunque impari a, a viverla diversamente, impari, come hai detto prima, a cavalcare l'onda e a oh no. plasmarla per ciò che è il tuo, il tuo scopo. Io attualmente amo i miei haters, cioè sono, amo i miei lovers, amo il doppio i miei haters, perché sono fondamentali per, per il mio lavoro, cioè mi, mi generano il triplo, il quadruplo dei numeri. Purtroppo, per fortuna, attualmente eh, hating fa più hype e Quindi mh, ho imparato semplicemente a sfruttarlo a il mio vantaggio. Ok. Quindi non non lo vivo per niente male, anzi. Ti faccio diverso. una domanda: sei pienamente soddisfatta del lavoro, o alle volte ti senti un po' in gabbia? Perché, comunque, sei una ragazza che ha altro da dire, che poi lo so, abbiamo parlato anche un po' in privato. Questa cosa la prendi come un lavoro che crea. A posto? Ok, lo vedi come un lavoro comunque distante dalla tua persona e lo tratti come tale oppure alle volte ti senti un po' eh, allora, se... un po' chiusa in questa Levitata. diciamo gabbia tra virgolette d'oro che ti sei creata tu? Cioè, magari dici domani io non voglio mettere il post che si aspetta il mio pubblico, ma vorrei parlare di un'altra cosa, ma so che verrà recepito male. Guarda, dire che è una cosa che è distante da me quel tipo di contenuto sarei ipocrita, cioè. Quello sono anche io, nel senso, è una parte di me, quindi quel lato così esibizionista o borderline, che è un termine che io amo, fa parte comunque di me. Eh, ma in, no, limitata no, perché comunque in qualsiasi cosa ho fatto nella vita, farò, o comunque in generale ci sono, ci sono persone che ti percepiranno nel modo giusto, quelle che hanno una certa empatia, e persone che si fermeranno al alla copertina, quindi a prescindere da ciò, pubblico la foto nuda o il contenuto più, più, come posso dire, più interessante, più didattico o diverso allo stesso modo senza alcuna preoccupazione, perché tanto anche la foto nuda viene percepita da alcuni in un modo e da altri come semplice carne. Ok, quindi... ok, ok. Allora, qui poi volevo interrogare Vicius su una cosa importante. Volevo invitare la chat magari ad essere meno scemi perché... Ma io no, la leggo, non le leggo. No, ma non, non tanto per te, eh, più che altro perché vedo solo stronzate, cioè magari... chiusa. Se, se uh, riuscite anche a tirare fuori dei spunti interessanti o domande per i nostri ospiti, bene, sarei grato. Vicious, per quanto riguarda Twitch Italia in questo momento, cosa ne pensi delle streamer che ci sono qui nella nostra community? Perché? Sono abbastanza d'accordo con te. Io anche sono stato abbastanza duro verso Violet, che poi mi ha pure scritto. Sei un po' offesa, tra virgolette, ma Perché eh. che hai detto? detto? Beh, che le sue live non mi piacciono. cioè, mi, sembrava, mi è sembrata una bravissima ragazza quando l'ho conosciuta, eccetera. però... vabbè, ma non è ma importante. Manco non, no, 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 ma per carità, critica. non è che è stata cattiva. No, è rimasta male. però vedo comunque che um, la parte femminile, chiamiamola così, di Twitch Italia ha un po' lo stesso andazzo, ok? Anche le nuove che stanno arrivando su Twitch, ho visto delle ragazze che stanno approdando piano piano perché Twitch è in piena espansione, soprattutto in quarantena, vanno sempre verso una direzione. Tu, Vicious, che ne pensi? Facci un quadro generale, secondo te in che modo potrebbero migliorare? Mi interessa tanto. Anche perché, esatto, poi Alex potrebbe approdare, quindi insomma Alex, ma che contenuti vorresti portare su Twitch? Cioè, adesso poi ne parlo, Davide. perché... Vorrei prima capire che tipo di contenuti lei. Eh, se vuoi no? capire che contenuti portano, devi guardare Twitch. Stella. Guardare, sì, sì, guardare cosa fanno i tuoi colleghi. Posso avere una... Non è una semplice, se 88, comunque non sarà semplicissimo capire so. perché uh, l'età media è relativamente bassa. Allora. Madonna, raga, che Mara tu vuoi sempre farmi tirare fuori? cioè, il peggio. Vabbè, comunque. Come il peggio? Che <ride> figa, vuoi farmi blastare? No, Vabbè, secondo ah, me era allora, cioè, cioè, allora, il link. Allora, passai nel canale giusto. Per quello, che riguarda, il per quello che riguarda le streamer le, che fanno intrattenimento femminile, si sì, vanno dallo spettro Virginia Cafcagna, suora uh, giocatrice, pittrice, bravissima. Uh, una live che può essere adatta a bambini fino a otto anni. Eh, a uh, le live magari un po' più torbide, di tipo un po' più esposte, eccetera. Comunque, uh, cosa ne penso? Cazzo, devo pensare, Davide. Cioè, nel senso, fanno le loro cose, le ragazze. Beh, sì, su, ma io Twitch, sono curiosa, su Twitch un po' paga oggi, come paga anche in televisione, creare un personaggio che il pubblico abbia piacere a prendere per il culo e anche sminuire. Per sentirsi superiore allora c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa. sono alcune ragazze, come vi ho detto in analisi, che si conciano e vengono live in modo assurdo per provare un trigger all'ambito sessuale, a livello sessuale, a livello fisico. Crevi. Ovviamente funziona e eh, va bene, nel senso fai rich, fai le sub, va bene così, un po' giochi. Eh, io ripeto, per, cioè, ripeto la stessa cosa che ho detto a loro quando faccio analisi: per me avete di più da dare. E per me avete di più da dare, ci sono streamer invece, magari come Curo Lili. Non sarà altro caso, Alex, perché tu non sei videogiocatrice. Non è che tu puoi prendere di adesso gioco la serie di Dark Souls, ragazzi, e mi metto il maglione sulle poppe e faccio Madre Teresa di Calcutta e eh? rispondo alle vostre letterine. Non, non sarà questo il tipo di live che farai. Cioè, dipende quanto. Cioè, C'è molto il gioco dell'exploit della piattaforma al limite del, del TOS, che è il termo service, no? Giusto, allora, ragazzi. io c'è cioè, posso... questo, dici... questo gioco di equilibrio delle ragazze, di alcune, poi raga, ognuno è responsabile delle sue delle proprie azioni. Cioè, no, loro quando tu partisci che a... sei... fanno 3K concurrent, buon per loro. Quando tu dici che avrebbero più da dare, questo più. Come lo Mi definiamo? sento un po' tirata in causa in questa, in questa affermazione: perché? Mm, perché? Non streami su Twitch perché no, però io quando cioè, la media delle persone che eh, entrano sulla mia pagina Instagram. Poi magari percepiscono di me qualcosa in più e dicono tu avresti molto di più da dare. E quindi me la sento molto dire questa cosa. Eh, ho capito, e tu gli rispondi: e eh, se quello che io ho di più da dare, che riguarda la mia persona, fa un decimo della riccia a che può stare il mio culo, eh, tu come la metti, bro? E eh, quello che dice: Beh, effettivamente, da un punto di vista di beh. business. Business wise, Alex ha ragione. È così? È questo il gioco? Dipende quanto tu vuoi giocarci. Io sì, fino ma questo a... più, io, io vorrei entrare un po' nello, nello specifico. Questo più, per quanto riguarda le streamer di cui hai parlato pure, pure tu, mm. che cosa è questo più? La loro personalità, più far vedere tratti della loro, della loro umanità. A me, è una ragazza buona. Anche Violet è una ragazza buona. Adesso si prendo. Cioè è normale che io ti prendo, Violet se quella metti in topic, senza tutto rispetto, Biolet, per carità, poi parlo anche di te, quindi dovresti essere Questo contento. Tuo... Senti, venite sul mio stream, è ovvio che stai facendo un mezzo giochettino per far triggerare i eh, cazzettini su Twitch. No? Eh, allora, facciamo è una cosa. Easy, ah, cioè, facciamo una bene, cosa bene. Io... Ma lei è un cafone. No, 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 no. no ma... Ma... un cafonazzo. No, eh. allora, devo dire una cosa però. Devo dire una cosa. In parte condivido il discorso di Vicious, e um, qualche giorno fa ho fatto una critica simile a Lusi nella sua live durante il suo compleanno. Cioè, lei si è molto lamentata, per questo ho aperto anche il topic, si è mm. molto lamentata di Twitch Italia. Cioè, allora ti faccio proprio, ti faccio proprio il resoconto di, di tutto. Allora c'era questa live. Era un, uh, un gioco, uh, qual era il gioco, uh, tipo, rispondi alla domanda, una cosa del genere. Oh, veri obbligo verità, obbligo verità. E la domanda era, Luci, se ti offrissero tanti soldi per cambiare piattaforma, tu faresti? Lo faresti? E lei ha risposto: Sì. Perché Twitch Italia è un muro per me. Io le ho fatto in che senso? Eh, io cioè, ho detto in che senso, le ho io. io ho fatto Ma in che senso. Eh, ho fatto in che senso? E lei mi ha risposto è eh, perché uh, le donne sono, sono meno privilegiate rispetto agli uomini. <ride> io ho detto: Cosa? Esatto, io Ma ho detto cioè, cioè, aspetta, fammi parlare, fammi parlare. Perché? <ride> per perché, perché, ha perché ha detto vabbè: pregiudizi, quello che vuoi. Io posso essere d'accordo per quanto riguarda il discorso pregiudizi, però c'è anche da considerare che no, pregiudizio non è. Essere ostacolati però muove. Sì, io voglio capire. Beh, anche in parte anche perché quelli, magari quello, se, quello se, se già aspetta un attimo, finisco. Se già tu, in quanto donna, parti svantaggiata nel giudizio, cioè un pregiudizio, puoi avere dei malus. Però ho detto: aspetta, Lusi. Però se tu sei un bravo streamer, indipendentemente dal tuo sesso, ok? Se fai un bel contenuto e nel contenuto, anche quello che dicevi tu il di più, e quello che diceva Vicius nel contenuto rientra anche la personalità. Se tu fai un buon contenuto a un certo punto, nessuno può più dirti un cazzo, perché tu sei donna o uomo, ok? Quindi è, è anche un po' una giustificazione: arrivare a rispettare una donna, esatto, non è, non è così, eh. però Questi capisco Capisco chi danno la zappa sui no, piedi capisco da noi no, quelli, quelli. Sì, sì. che cioè, danno proprio la zappa sui piedi da soli. capisco chi magari è un pregiudizio portato dalla parte offesa. Cioè, capisci? È, che è una, una ara, ara, Aragiri cioè il so fatto spiegabolo. è che anche quello che diceva Vicius, se tu, più che portare un determinato contenuto, ok, poi per me lui si è anche brava da un punto di vista tecnico, sa intrattenere eccetera, però più che quello, tendi a uh, dare al pubblico goblinoide quello che vuole, anche da un punto di vista diciamo sessuale, non spinto ma suggerito eccetera, ovviamente riceverai quello, questo è il mio discorso. Quindi il mio consiglio è, poi sono l'ultimo e fa moralismi, quindi non è un discorso moralista o moralistico. Il mio consiglio è: va bene, fate il bait in quel senso, ok? Cioè, magari attirate i goblin, però aggiungete poi altro. Io l'unica cosa che ci tengo a consigliare a Lusi, dato che l'ho vista pure nella live di Anna che è entrata a buffo, no? Non lo so, io, io stavo ho... tutto ubriaco, non mi ricordo di Io ho detto, io l'ho vista sempre nelle live magari di Ivan uh, che è lì sta magari a fare la presentatrice, quindi aveva un mm -hmm. po' Una gimmick da presentatrice, sì. no? Però ho notato: è entrata anche nella live di Anna e si comportava allo stesso modo. Quindi mi sono detto: forse cioè, mi è sembrata una, perso dici tu. una persona priva di genuinità. Sulla no, perché poi l'ho anche conosciuta dal vivo. Sì, Quindi, molto cioè, simpatica, molto detto, dolce. Ma questa non è, non è la ragazza che ho conosciuto dal vivo. Cioè, mm. c'ha sempre questa facciata, sta cosa che veramente alla lunga, per quelli come me. eh è controproducente. Ma soprattutto per, poi ripeto, non è che stiamo a parlare di lusi in particolare, ma è forse una delle più viste. Quindi la prendiamo come esempio, è un consiglio anche che possiamo umilmente estendere, anche ad Alex. Cioè su Twitch, dopo un po', la gimmick cade, meglio, Naomi. Sì, beh, da un punto di vista. beh, beh Lei ancora non stream, quindi non si può valutare. Ah, allora. Però, da un punto di vista, um, puramente legato a Twitch. Non, non dura tanto la gimmick perché al di là di Lusi, Vicius ha fatto anche un discorso su, su Kafkania. Kafkania, anche nella mia tier list, io l'ho valutata, se non sbaglio, allo stesso livello, ma di Lusi. E... Però sono opposte secondo me. Cioè, come dicevi anche tu, Vicius, lei forse è un po' troppo l'opposto. Cioè, sempre un po' mascherata, super composta, eccetera, poi fa dei contenuti molto interessanti, fa anche letture, Lovecraft, cose fighe, però... Anche un po' troppo pesantoni, un po' troppo da compitino. Quindi forse questo è l'invito, cioè non sentitevi ragazze giudicate in quanto tali, non dovete per forza di cose rientrare nei due stereotipi classici della donna, cioè o sessualizzata o zero sessualizzata, secondo me, o sbaglio, Vicious. ma che cazzo te ne frega ma vai live in pigiama molla una scorreggia gioca a Witcher 3 e manda affanculo fanculo chi ti etera perché devi essere carina per forza perché devi essere bella per forza perché devi essere provocante per forza dove sta scritto perché devi piacere per forza vuoi piacere per forza perché c'è un'insicurezza in aspetta ma non si sente non so. no si sì che lo sentono perché tu... stanno a fare super spam sono di audio. tu Alex che ne pensi guarda io sinceramente su Instagram vabbè Sarei sono un sacco. mi sentite? Sì, sì, sì vai, sì. vai. Okay. Sono un sacco etichettata in un certo modo, però, ho comunque, una buona parte della mia audience che eh, percepisce anche gli altri tipi di contenuti. Anche se li, li posso, <ride> posso dire qualcosa con le tette eh, belle messa in mostra. Comunque se eh, ha una certa empatia e intelligenza, comunque arriva a un contenuto diverso. Purtroppo io eh, sono vista in quel modo difficilmente. Mh, cioè, la riposizio il riposizionamento in Italia è più difficile del posizionamento. Quindi, se hai costruito una, una fan base in un certo modo è difficile plasmarla. Io, ad esempio, mi sono buttata da poco nella musica, avevo diversi pezzi pronti, e ho fatto uscire per, per, per primo quello che meno rispecchia, cioè, quello che meno le persone si aspettassero da me. E infatti ha avuto una reazione un po' forte, perché si aspettavano un certo tipo di contenuto anche dalla mia musica e ne è arrivato un altro. Quindi no, cioè, ha ragione Vicius, non è che devi per forza sempre essere, eh... sei vista in quel modo, devi seguire un... Uh... o quello che gli altri si aspettano da te, devi dare quello. Comunque la rottura fa, cioè nel senso a me piace rompere gli schemi o gli standard in cui le persone mi... Vi rinchiudono a certe volte. E per Ovviamente volta... ma non sarà mai percepito da tutti, neanche quando glielo sbatti in faccia, io neanche quando pubblico la mia laurea nelle stories, c'è tanto di nome, cognome, anno e facoltà. La gente continua a dire che l'ho photoshoppata. Sì, ma ho capito. Sì. Ma anche la laurea dimostra il fatto che tu sei in grado di prenderti una responsabilità e fare un percorso di un determinato tipo. Ma no, ma infatti mm, io sono sempre la prima. Non significa che... un'intelligenza no, no. estrema o no, altro. No, io sono sempre. Che la sai la prendere che dice... e portare a termine un progetto comunque lungo, come può essere la laurea, ma assolutamente. Io sono sempre la prima che dice che la cultura non ha niente a che fare con l'intelligenza. Comunque, a prescindere, perché quello è un mio lato di carattere. Io sono perfezionista e. Mi... Se un percorso lo devo portare al termine perché se no mm. sto male io. Quindi non è quello. Però è per dire che, comunque, anche se eh, proponi altri contenuti diversi che fanno parte di te, allo stesso modo, ci sarà sempre quella parte di audience che ha empatizzato con te ti ama a prescindere, anche se scorreggi, o se metti una foto mentre stai defecando, e quindi ci arriveranno. E altri che oramai sono rinchiusi in quella box, no? Ok, eh, vedo solo quello. Devo cioè, sì, la sì, penso... un... una parte che. Una parte che è sempre convertibile, una parte comunque raghi non, non si sentiva, non si sentiva. No, 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 tutto ma tutto infatti era... l'audio è stato disattivato per qualche secondo, poi ce ne siamo accorti l'abbiamo smutato. Era, era semplicemente mutato mentre parlava Marra. E poi ci siamo dimenticato un po'. Oh, Secondo me, la vera abilità di qualcuno che ho uno streamer su Twitch o un creator su Instagram. Grazie, Giulia. Di... Non so chi tu sia, grazie, ma grazie Giulia. mille. Comunque, eh... chiedo, chiedo scusa alla chat per aver richiamati stupidi perché stanno facendo giustamente una un eh, chiedi scusa alla chat, attenzione. Va bene, allora mi ripeto vi... velocissimamente, ripasso la palla a Vicious, visto che non ci hanno sentiti quello che volevo dire no, io. No, no, mm. non ho Ah, ok. Vabbè, comunque quello che volevo dire è che, secondo me, il problema delle streamer su Twitch Italia o su altri social, come magari eh, ci stava dicendo anche Alex, è che inconsciamente sentono di dover entrare, ripeto, in uno dei due stereotipi, ok? Cioè, ripeto, Santarellina o Maiala, chiamiamola così. Il punto è che una cosa non deve escludere l'altra. Alex ha detto perfettamente, ma quello che faccio io fa parte della mia personalità e parlo io che sono il primo ad aver messo, cioè, il cazzo online, mi faccio le foto di merda, gringe allo specchio, faccio il coglione, però poi magari compenso con altro. Quindi il mio migliore consiglio è questo, non vi dovete coprire le tette perché sennò poi giustamente arriva quella che dice oh ma io ce l'ho le tette, mi piacciono, le posso far vedere, ma certo. Il punto mi è che è ma, tanto, scusate. Eh, no, <ride> ma certo. Il punto è, ovviamente insieme alle tette cerchiamo di dare qualcos'altro al pubblico in modo che quel pubblico non ci giudichi soltanto come un corpo e in cambio non ci dia solo un corpo cioè un cazzo in chat per esempio bello oppure bello far live con Marra raga. però sai che Davide non puoi chiedere alle persone Hai... di dare quello che non possono dare Penso... io parla parla di di la vedo un po' più genuina io la vedo come che io la vedo che chiunque eh, sta online eh, almeno prova a mostrare il meglio di sé come può essere magari una skills come può essere magari una parte del corpo se va a vedere è la cosa che facciamo tutti non so mostra più la biosimpatia, magari tu ti metti un po' più in mostra il tuo mm. fisico, altre tue doti. Mm, non sono d'accordo, Gianlu. Perché molte non fanno questo. Non fanno questo. Ma cioè, talmente... quello che dici tu è giusto. Però ad ma esempio, sì, come diceva, ragazza, ragazza, come diceva amore Simone. solo il suo corpo e non mostra altro. Non è detto che non abbia altro, però attenzione: questo no, è il mio punto. secondo me è un discorso non di neanche della qualità di ciò che sei, ma della percentuale di quello che sei che tu dai. Perché può pure essere un pezzo di merda, però nell'ambito dell'intrattenimento, soprattutto quello live su internet, se sei un pezzo di merda dai il 100% della tua merda, piuttosto che il 2% e il resto te lo, te, lo, te lo inventi o hai paura a Cioè a tu mostrarlo. fai un discorso più di sincerità? Sì, il sì, mio consiglio sarebbe questo, cioè date il 100% di voi stessi, anche se, anche se fa schifo, Sì. Bello questo discorso, l'ha fatto, fatto, fatto anche Merrino un po' di tempo fa. Un discorso simile. Anche noi, eh? cioè, almeno io voglio parlare per me, non voglio mettere parole in bocca a voi. Io, per esempio, cavalco molti i miei difetti. Però tu, Giallù, onestamente, ancora hai fatto sapere alcun... molto poco del vero Gianluca, sì, me, sì, eh? sì, 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 sì. Io invece. T hai capito Anza. io purtroppo anche troppo, eh, però è la mia filosofia. Che... Vabbè, perché Quello... io sono una persona estremamente privata, te magari hai fatto dei video mo, per citartene uno, magari quando c'avevi quel periodo difficile, una cosa che, come sai, io non direi neanche che ho la ah, febbre, un altro po'. Penso sì. se mi me metto a di magari mi voglio ammazzare e cose del genere. No, ma infatti secondo me come, è la, è una, la è una genuinità. carattere, Io sono estremamente chiuso con persone che non conosco e quindi di conseguenza è una cosa che non mi viene de... fa online. Però perché vieni so che come... io lo direi solo alle. Persone affezionate che mi seguono, ma è una cosa che non posso controllare però, perché, come lo sentono loro, poi lo sentono pure quelli che mi odiano, quelli che mi vogliono male e, e poi, poi entro in un circolo. però secondo me il discorso è questo: cioè, capito, tu Gianluca no? prima dicevi uh, se non danno questo, vuol dire che non hanno questo. In realtà, non è così, cioè, quello che dicevo io e anche Vicious e anche Simone in parte è che letto, non perché... vogliono, non vogliono in realtà mostrare una parte di loro perché hanno paura di venire giudicate male oppure hanno paura che non funzioni però anche per quanto riguarda te Gianluca poi chiederò anche a Vicious ci hai fatto caso che in quest'ultimo periodo dove sei molto più spontaneo e meno gimmick ma anche gimmick in termini virtuosi come puoi essere nei tuoi video sei molto più amato? Ti ricordi qualche mese fa quanto ti odiavano? Perché non volevo parlare se sul serio. E Non è un discorso fine. solo di parlare del privato, magari perché, una perché una tu non è che parli chissà seria. quanto del privato, è però stato sei sincero. Errore. È sta ad, ad un mio errore, magari c'è una frase da di seria. E Sparava la frase per far triggerà oppure per creare cringe. È stato un mio errore. No, ma quello no, va, va bene. Non significa che tu debba dire il tuo privato, attenzione. Però, secondo me, qui chiedo: insomma. Uh, il parere di Vicious, secondo me su Twitch c'è un rapporto così stretto con la chat e hai talmente tanti occhi puntati addosso ogni volta che dopo un po' ti sgamano se tu sei non sincero. O sbaglio, voi. Vicious? Giusto. Sì, ti sgamano se non sei sincero, no, no, perché non. Oh, um, no. In realtà, ti dico, Davide Raghi, non, non è che la, la chat di Twitch eh, voglia giocare a. Uh, nascondino Atana, hai capito con lo streamer. La chat di... cioè, il rapporto con la chat è difficile, per quello che mi ha colpito prima quando Uh, subito Simone hai chiesto scusa alla chat. Cioè, ehm... È una cosa normale qui. Dai. eh Ma dipende, dipende. Perché scusa si chiede se... Cioè, Cos'è che è successo esattamente prima? Cioè, se, allora, se, raga, allora io... La, poi la chat, la vostra chat è sovraccitata, raga. Ma poi vorrebbe verrebbe da parlare più con la vostra. Sarebbe bello parlare più con la vostra chat. Ma raga, ma che cazzo volete? Cioè di cosa volete che parliamo stasera? Cosa volete che parliamo, raga? Sì, scrivete voi. voi. Cosa volete che chiediamo ad Alex? Poi che Beh, abbiamo di Discord, mi mio... comunque stavo dicendo, dopo voglio sapere la chat. che Tranchi, raga. Tranchi. Poi tanto vi leggiamo, poi fate tutte le domande che volete. Cioè, sarebbe interessante capire cosa voi volete stasera. Io non l'ho ancora capito. Cioè, volete spammare, volete insultare, volete il flame, volete quello, volete quell'altro. Volete che si toglie il reggista Alex? Non l'ho capito. Quello <ride> lo vogliono tutti, sicuramente, d'accordo. allora uh, No, cioè, la chat vuole che, se nel momento. Allora, raga, io vi dico delle cose: sono qua nella vita, allora. Senza regole non c'è community. Anzi, senza regole non c'è rispetto. Senza rispetto non esiste community. Nel momento in cui non c'è rispetto verso il content creator, diventi un po' come Matteo, ok? Diventi un po' un clown, cioè una bandiera yeah. mossa dagli umori della chat. Fai così, rasati, fai quello, fai quell'altro. Non lo fai. Sei un pezzo di merda. Se arriva al punto in cui Matteo mi racconta che se una persona nel suo canale dona una somma abbastanza grossa, gli arrivano cento messaggi privati con cui gli si viene augurato di prendersi il cancro, che è un figlio di puttana, che è un pezzo di merda. Oh, si arriva a suo livello, figlio, raga. Io, oh, se 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 arriva a livello nel momento in cui uno supporta il talent, supporta lo streamer, la gente che è lì, che vuole che magari la persona sia un pagliaccio, che faccia il pagliaccio, che sia eh, una meba, che sia la persona che tu guardi per sentirti meglio nella tua vita, se ricevi dei supporti, c'è cioè la donazione... Alla gente addirittura va a insultare, va a super castigare il tipo che ha fatto la donazione, raga, immaginate che cazzo di scenari si vengano a creare. Quindi un po' di regole, un po' servono, no? Un po', raga... Io ho dire, chiesto scusa alla chat, semplicemente perché ho sgravato io, gli ho dato degli stupidi, in un momento così, eh vabbè, un po' di scherzo. ho capito, un po' capi, di schazzo, raga, tra, te, tra dai, raghi, tra. Sì, comunque vabbè. ci stavo ho capito, dici, cazzo, ho detto che eh, degli stupidi perché non si sentiva l'audio, che stavano facendo, stavano scherzando, no? L'audio non si sentiva veramente, anche da me hanno detto su Telegram. Sì, sì No, ma ho fatto bene, secondo me. Ci sta. Qual era? Mi, mi sono un attimo perso. Quindi tu mi dicevi, uh, tanto ti sgamano se poi fingi. Ma va raga, ma c'è la gente figa che fa le recite su Twitch da anni, che me lo viene anche a dire, che dico cazzo, bella la live. Questa è stata spontanea con sta tipa, cazzo sembrava vera. No, guarda che era tutto preparato, da una settimana abbiamo preparato anche il copione. Ah, veramente, Vabbè, cazzo. però quella è una è cosa diversa, gente, è più una, è è è capo, una recitazione, cagli. sai, è più una recitazione costruita. So, è un conto, però poi forse dipende anche da quello che fai. Eh. Cioè, per esempio, noi mettiamo parte del nostro contenuto è anche il nostro punto di vista, quindi per forza di cose dobbiamo parlare anche di noi, ok? E alla lunga, se continui magari a contraddirti, a essere incoerente, eh, viene in fuori parte. sta cosa, no? Beh, quello viene fuori in qualsiasi quello aspetto fa, della vita. Ma in realtà allora, lo fai anche te, Tu puoi manipolare un tuo comportamento, puoi manipolare una tua reazione, ma non puoi mani manipolare le, delle, le tue idee. Le reazioni di Yammarra... a me e si fa del fatto di non contraddirsi? Perché se tu vai sempre a dire quello che pensi, difficilmente ti puoi contraddire Se invece te sul momento, magari, per far buonista, ti metti a dire no, ma non si fa. Poi, magari in un'altra live dopo tre mesi, dici. No, in realtà va bene farlo, la gente poi te fa clip e te. Hai centrato il peggio, la gente ti fatana. Hai centrato il punto. Puoi fingere una reazione, puoi fare i siparietti e poi fai i copioni, ma tu riusciresti ad essere quel copione a vita, no. Per quello no. stamattina non puoi fingere. Perfetto, Gianluca è stato Ma perfetto oddio, in questa descrizione. Perfetto, io non copio una vita in parte. Gianluca, ti dico, io vedo tanti streamer che comunque vengono su, mettono su una maschera. Sono magari si chiamano Alessandro, live invece si chiamano Pinco Pallino. Dipende quello live che fai, sono, Vicious Sono Pinco Pallino, mettono una distanza e lo fanno sempre. Se per fai l'intrattenitore puro, sì. Però come diceva Gianluca, secondo me ha fatto un discorso perfetto da questo punto di vista. Tu puoi cambiare idea, ovviamente. Eh. Però se reciti sempre anche per quanto riguarda le tue opinioni, dopo un po' viene fuori. Invece se tu sei coerente con te stesso e dici in maniera onesta intellettualmente quello che pensi, questa cosa nel tempo si vede. Quindi dipende anche dal contenuto che fai. Se fai un contenuto dove non ti esponi personalmente, ma fai un personaggio, eh, devi fare soltanto l'intrattenitore, devi fare il videogiocatore, è un conto. Mm -hmm. Questo dico io e ha detto benissimo anche Gianluca. Poi, ovviamente, si può cambiare idea. Si deve cambiare idea. Certo, ma sono modi diversi. Sono un po' modi diversi per fare lo stream. Però, nel senso, uno spendi Giorgio Power. Non è uno streamer che si espone tanto. Power è Power. Non ma è power Giorgio Power. Gioca andrelle, tantissimo. Fa l'intrattenitore pure il gamer. Power parla anche con la community. Però, mh, sì, però... Cioè, anche quando io li scrivo, gli scrivo e dico, Giorgio, ma questa situazione come la vedi, Vieni a fare due chiacchiere. Lui mi dice, di chi sai che io non. Cioè, non voglio parlare, non voglio espormi riguardo a questi argomenti, perché non voglio creare polemica, perché ha un certo peso in community, capisci? Quindi Ma lui già ce l'ha detta power. questa cosa quando è venuto qui. Eh. Lui questa ha detto: io, io mi detto non detto, mi espongo, e Fedez, rovazzi, eh, Fedez, non, dei brand non mi espongo nostro, da un punto di vista, eh. magari, politico oppure eh, su altre persone. Perché il mio core business non è questo. Ok? Cioè, il contenuto primario del canale è power che gioca bene, power che intrattiene bene. Non power che fa. Uh, l'analisi eh. di se stesso o di altri. Eh. Cioè, volevo chiederti su questo Alex, invece cosa con, in cosa consiste il tuo lavoro? Perché noi abbiamo messo anche nel titolo una modella alternativa, cosa significa modella alternativa? Eh, modella alternativa è la modella che non rientra nei canoni sia estetici che nei modi di fare business delle modelle, quelle classiche, associate allo scatto sia di nudo che può essere artistico o... Di qualsiasi tipo di contenuto con fotografi, uh, quindi fotomodella o modella da passerella. Quindi, alternative model è una modella che si sviluppa in modi diversi rispetto agli standard. Quindi, può essere la modella che è tatuata piuttosto la modella oversize, piuttosto la modella che fa il suo business in altri tipi di canali premium, come, come faccio io. Io non, non guadagno dal dalla passerella guadagno dal mio Patreon. Ah, ho capito. Monetizzi così quindi la, la reach di Instagram? Perché mi chiedevo, mm. volevo chiederti, no, ma io, la, cioè, nel senso, la, la, una, la, un di... Instagrammer da 1.6 milioni di follower su Instagram, cioè, quant, cioè quanto non no, lo io Ma come monetizza La rich di Instagram la monetizzo in mille modi diversi, perché ho più di 20 brand che mi sponsorizzano ogni mese, con cui ho contratti, uh, ho ragazze che ogni giorno vogliono intraprendere il mio percorso, e quindi mi pagano lo spazio pubblicitario nelle stories e nel feed, e ho i miei canali eh, premium a pagamento, diversi canali premium a pagamento, in cui eh, propongo diversi tipi di contenuti per ogni pacchetto. Cioè, quindi trovi di tutto. Allora, voglio, voglio dire alla chat, ragazzi, entrate su Discord per fare del Sì, io ho appena eh, io detto ho a Gianluca, apri Discord perché giustamente Vicious... Eh... E anche io uh, siamo rivolti alla chat. Che stasera mi sembra abbastanza ignobile. Quindi, io vi <ride> farei, quando, diamole una voce No, una è usa. ignobile. Ma che, son tra, son chess, che sono normale trolling standard, ragazzi, mm, ragazzi, ragazzi. Più del solito, non so perché. Quindi, io ma direi: che io, No, 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 non so, vabbè, saranno, saranno insomma, un po' sovraeccitati ma va bene. Colpa, colpa di Alex, <ride> secondo me. <ride> Quindi io direi: adesso apriamo Discord che è, già che è già aperto, quindi punto esclamativo Discord e dovete fare delle domande ai nostri ospiti. Io lo, lo dico subito così, eh. come diceva anche Vicious, mutate la live, togliete il muto. Perché sì. se tentennate, vi uh, cacciamo fuori perché ci sono ospiti. Non è che possiamo stare qua a perdere tempo. Quindi mi raccomando, eh. Professionale <ride> Marra, come si fa non essere no, io scitati. Posso fare una domanda ad Alex? Ma come Ma no? Certo. Come no? Prego, va difficile, non lo so, ma tanto la risposta un po' me l'invade. Alex, tu ti piaci? Io uh, ho un rapporto con me stessa un sacco travagliato, ma è una cosa ah. che mi porto dietro da fin da quando ero bambina. Quindi ho avuto un sacco di problemi anche a livelli personali con me stessa. Quindi ho alti e bassi, molti alti e molti bassi. È molto cioè, passi, cioè, Abbiamo una, raga, una bella ragazza che ha tanta, tanta Rich, cari cerebro. Facciamo qualche domanda interessante. C'è cioè anche sul tuo passato, ti posso fare una domanda? Un'altra domanda. Che vuoi, cioè, questa, cioè, questa, cioè, il rapporto, questo fatto che sei stata sposata a me ha colpito. Anche il discorso che hai fatto, cioè, io faccio molta attenzione a quello che la persona decide di dire. Cioè, quindi, io, ho capito, Marra, io le chiedo, ti piaci? Non mi, ha, non mi ha risposto se si piace oppure no lei mi ha voluto parlare di una sua sofferenza legata al passato questo, Bijus, no, ma importante. ti ho portato apposta allora eh, l'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che tu avevi questo partner che non hai risposato con questo ragazzo questo ragazzo abbastanza nazzi no mm -hmm. e l'hai detto oggi una delle prime cose che hai voluto, di cui hai voluto parlare no perché c'è una sofferenza legata a questo rapporto che hai avuto Molta no? mm -hmm. sì, no, ed mi... è interessante cioè è, questo, cioè è questo quando io dico una persona qualcosa in più che magari può far vedere cioè, questa sensibilità, questa umanità, uh, la donna è bella, ma il mio primo singolo parla di, di quello, di... Cioè, nella mia cioè, però perché, perché una ragazza come te, uh, quanto tempo siete state assieme? Tanto? Otto anni? Dieci anni? No, io sono stata sei anni con il mio ex fidanzato, poi uh, lui era molto amico del mio ex fidanzato e come è finita la storia con il mio ex fidanzato uh, mi sono messa con questo quest'altro ragazzo e ti poi è passata la vita. Quanto sì, diciamo, tempo di relazione? Me... Quattro anni e mezzo. Anni... Sì, però anche questo è strano, cari, cari ragazzi, qua al Cerbero Podcast. Qua c'è l'inghippo. E com'è che stai in una relazione di sei anni con un tipo e poi ti sposi col suo miglior amico? cioè tight, qua, Marra, aiuto. Ma sta insinuando a corna. Mm. No? Allora, fermi un attimo. Ma si fascia i cazzi suoi, però, mi scusi. No, tu la scelta? perché la scelta comunque di sposarti insieme a un maschio? Uh, che se mi permetti, senza esagerare nel giudizio perché come ho detto più volte live raga, quando vi volete incazzare il giudizio è una forma d'abuso perché escludente e limitante in fondo poi quando si dà un giudizio al prossimo si tende a dare un giudizio a noi stessi però uno che sta insieme cioè una ragazza come te, un maschio la deve saper gestire allora o sei in grado non di essere una bella sola. figa <ride> Oppure non sei in grado di stare con una bella figa, avete capito, raga? Cara cara la mia chat che vi triggerate e vi incazzate. Non è semplice gestire con una ragazza come Alex, devi avere un attimo di polso, devi essere anche una persona sicura di te stessa, perché sennò ti caghi addosso, Molto. no? Devi ti caghi addosso, no, essere no, un infatti... uomo sicuro. E tu per come mai l'attrazione, cioè per me non c'è niente di più attraente in una donna, in un uomo, che non la sicurezza in se stesso, Marra, io la vedo così. A me allora piace io io... Piace donna, Sicuro, io volevo basket. dire che ho portato Vicious stasera assieme ad Alex proprio per questa sua peculiarità, cioè lui è bravissimo ad analizzare le persone, forse anche il tuo passato da pokerista, no? eh, mm. Ti fa lavorare molto sui dettagli, il linguaggio non è Sicuramente è un bravo antropologo. <ride> esatto. E questa cosa, il tema della live, cioè anche dare contenuto, eccetera, giudizio e pregiudizio, è importante perché vedete come si può riempire il proprio uh, spazio, che può essere Twitch, può essere Instagram, con qualcosa di utile ed umano. Prima, Vicious ha detto l'umanità, no? E quanto può essere più interessante una bella ragazza come Alex che non ci priva delle sue bellissime tette, del suo bellissimo corpo, ma che aggiunge a queste anche la sua esperienza con gli uomini, come ha detto benissimo Vicious, cosa significa essere sposata, cosa significa essere sposata con un uomo del genere, eccetera. Quindi sulla, sulla scia dell'analisi di Vicious ti chiedo. Se tu dovessi parlare, appunto, non so, a delle ragazze, eccetera, per quanto riguarda il discorso del matrimonio, del, anche del stare con un uomo di questo tipo, che, che consiglio daresti? Anche parlando di te, insomma. Guarda, io sono cambiata un sacco dopo l'esperienza con il mio ex marito e ho capito gli errori mh, che ho fatto in quel, in quel momento. Nel senso, um, mettevo, non mettere mai se stessi in secondo piano per un'altra persona. Perché, comunque, eh, io credo di essere stata io la causa della rottura con lui. Perché eh, ho talmente messo me stessa e ciò che sono io in secondo piano per dar spazio a lui, che alla fine non mi ha più vista come una donna eh, forte, sicura di se stessa, con un percorso degli obiettivi. Quello è stato il concetto. Quindi io non do la colpa a lui se la nostra storia è finita. Ovviamente, lui mi ha tradita. Quindi, eh, al lato pratico, lo stronzo è lui. Eh, se si va a analizzare un po' più profondamente, io non ero più sicura di me stessa vicino a lui. E non, ho, non sono stata in grado di essere una donna forte. Di conseguenza l'ho perso. Ho avuto due anni di crisi con me stessa pesante dopo la sera con lui e piano piano ho ricostruito quello che, che sono, e adesso, ovviamente, faccio fatica ad avere un uomo vicino. Perché, come ha detto Vicius, non trovo qualcuno che abbia cogliato Eh, Alex, posso parlarti un po'? Guarda, io non lo so, poi non voglio essere duro, poi non ci conosciamo, poi io sono 80. No, no, dimmi, dimmi, dimmi. Tu sei 88. Cioè, a me fai, comunque, a me fai tenerezza. A parte che mi Sì, mi fai tenerezza. Ma Arra, ti ho scritto adesso, cioè, il messaggio giustizia, che ha detto: la ragazza vuole parlare, lasciamola sfogare, anche catartico per la chat. Secondo Assolutamente, volevo uh, arrivarci piano piano, cioè stavo creando un po' ordinario. una persona come me okay, che può stare sul cazzo può piacere, può non piacere, quello che volete. Io quando vedo una ragazza come te, io vedo comunque debolezza. Ma io non, tante. Sono, non, non sono tante. particolarmente sono attratto, bella. ma vedo debolezza, no, no, ma non vedo debolezza in quello che dici? Nel tuo aspetto, okay, il tatuaggio per me è anche in parte una forma di. Eh, copertura della persona, cioè, io lo interpreto anche Beh, in questo modo. Certo, mm, un modo mi... di espressione. Non voglio universalizzare. Non è che per me il tatuaggio, ah, ti fai il tatuaggio, ti stai coprendo, per carità. Non è così, ma così. guarda, questa... non è sempre così perché io dipingo. Quindi è una, ah, okay. è una... Però questa, questa ipersessualizzazione del proprio aspetto, cioè si mostra da un lato una forma di insicurezza di voler piacere al maschio, poi, alla fine c'è la tendenza a te di stare con un maschio, che comunque che maschio potrai attirare. Non di certo una persona come me, da un lato, eh. Se vedi la mia ragazza, è una ragazza comunque abbastanza, cioè, una bella ragazza, ma è semplice, mm, c'ha dei lineamenti molto fini, cioè, è l'opposto, no? Di, di quello, che, quello che sei te. Cioè, non lo so, una ragazza dal tuo aspetto, secondo me, da un lato non può non attirare delle teste di cazzo, ma, non lo so, mi sbaglio, cioè, un po'. Ma, allora, io non, non mi metto qua a fare lo psicologo. Sicuramente è interessante quello che dici, cioè, Può un'esperienza anche, ma che cazzo sta a dire? <ride> <Ma> una puttana, <ride> grande, una è una Forse Si capite tra ma voi che cazzo perché è? siete entrambi i misori. C'è merda, i coglioni. <ride> che c'entra? Ma che vuol dire il discorso delle teste di cazzo? Ma cosa c'entra? Non è che lei, eh, essendo in un modo fisicamente che da una parte è così per motivi biologici, cioè quelle sono le sue forme... Sì, ma a non la eh, ispira sicurezza... dall'altro è come Beh. si concia, che però... Cioè, che c'entra? Che eh, c'entra? Magari quello che diceva Vicius è che... Ah, ah, più ma ah. io non ho mai fatto... Eh, che c'entra? Allora, Charlisteron, guarda Charlisteron, a me ispira sicurezza di se stessa. E quindi allora? Theron sì. non sì. può attivare teste di cazzo. No, però per dire d'aspetto non mi sembra più, 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 più a suo agio nel suo corpo, tu mi sembri un yeah. po' meno tu, a tuo ma agio. Non saperlo, non non Io, ma non puoi saperlo, non puoi saperlo, non è tu... che guardando ah, Ma però, ma persona... lo so che non posso saperlo, non posso sapere se il sole sorge domani che cazzo mi stai dicendo, Bruces. Ma, ma, ma tu eh, hai ovvio, detto che non capisci come lei possa eh, attirare gente che non sia una testa di cazzo. L'hai detto un eh, minuto? Lei, fa. Non è, ho capito. Eh, non voglio adesso universalizzato un po', però, meno o male, cioè, non lo so. Eh, sì, rimane la mia posizione. Comunque, cioè, secondo eh. me il tuo aspetto molto provocante tenderà ad attirare una persona abbastanza superficiale, che non è che va a cercare la persona. Ma guarda che. Mi sbaglio. Vengono date dei grandi, dei grandi acculturati, dei ragazzi profondi. Guarda, particolarmente... vengono, ma vengono, vengono da date voi. gente che ti manda la foto del cazzo. Cioè vengono detto... da me qualsiasi tipo di persona, eh in ma No, se rimani alla foto del cazzo ti autoescludi da solo, è come se la spazzatura si buttasse da sola. Provo quel sì. certo piacere. Quindi, e se non riesci è... ad andare... Sì. andare oltre a dei filtri, a me cioè non. rimani allora, lì. Allora, allora riprendiamo un attimo l'ordine. In realtà, anche ieri parlavo con, con Alex di, di, di un discorso simile. Cioè, per quanto riguarda, no, parlavamo anche dei ragazzi, appunto, che alle volte tendono a giudicarti in maniera superficiale, che poi è anche un po' il discorso di Vicious, Quindi. Sappi che lui è abbastanza duro, però lo fa sempre con affetto con, con e con stima della persona con cui sta parlando, ma è molto franco in quello che dice. Ti quindi... dico, io sono con una grande empatica, quindi non, non, non percepisco aggressione in quello che dice lui. Spero. Perfetto, no, no, ci grazie, tengo a chiarirlo grazie, per, perché, perché è un bravissimo ragazzo. Però alle volte anche. No, no, qui... no, no, mi sento un'aggredita. aggredita ne... no. Devo okay. okay. essere sincero, Alex. Se sei una persona no, 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 adulta, se, no, no, 88, se io ti parlo da persona adulta, fine, non sei una bambina. Assolutamente. Perfetto, perfetto. Quello che volevo chiederti, Alex, è. Anche in base al discorso dello, dello stereotipo, ecco, ma è un problema in realtà che ci accomuna abbastanza. Cioè, quanta gente vedendomi avrà pensato, questo è un boro del cazzo, guardate come <ride> si veste, è un clown. Oh. Ma poi, magari sentendomi parlare, qualcuno cambia idea. Quante volte ti è successa una cosa del genere nella tua vita? Ma um, qua, di essere giudicata male, tra virgolette, sì, sì. ma mi succede daily o almeno due milioni di volte al giorno, dato il mio reach. Mm, ma la, la bravura… Di, cioè, nel senso, la bravura… Eh, io sono Instagrammer e ho, faccio determinati numeri perché so convertire quella cosa in quello che serve a me. Tutto qui. Non ne soffro. E chi mi conosce al di là di questo, chi impara a conoscermi al di là di questo, e mi ascolta e non si fissa solo sulle tette, arriva all'altro messaggio. Ma ripeto, io converto entrambe le cose in, uh, in qualcosa che può dare qualcosa, cioè nel senso, nel mio core business. No, ma in realtà, non Vicious, sarebbe... quello che dicevi tu, no, del discorso anche dell'aspetto di quello che arriva, io lo condivido abbastanza e mi ci posso anche rivedere. però non è per forza una cosa negativa, nel senso che alla fine esclude. Preventivamente, un sacco di persone sì. che vogliono da te quello che la tua maschera dà. Poi, vabbè, esatto. io ho uno spazio dove, mi, sì. dove posso cioè, parlare io chavo, per, io per, per mille ore. È un filtro naturale. Cioè, sì. È un filtro. Secondo me il punto è questo, però, legandoci anche a Twitch, cioè facciamo questo collegamento. Visto che è una cosa che succede per forza di cose, perché l'aspetto comunica qualcosa, come diceva anche Vicious, noi dobbiamo essere bravi a. Far arrivare anche il resto, cioè la tua sensibilità, okay? le altre tue qualità. Quello che Simone chiamava il più e quello che Vicious chiamava il contenuto. Visto che Twitch, ad esempio, grazie, Buca, Twitch, ad esempio, ti dà possibilità di stare tante ore live, io ho la possibilità di far vedere anche altro, oltre al mio aspetto un po' del cazzo. Tu, Alex, se domani aprissi un canale Twitch, come ti comporteresti in tal senso? Questa è un po' la domanda. Cioè... Co che cosa proporrei? Sì, perché il fatto è questo, tu sai, come hai detto prima, di avere un certo tipo di pubblico, ok? Sì. Beh, Dove... Ovviamente non posso, non posso snaturare eh, mm. il contenuto che io propongo alla mia fanbase su Instagram. Però e puoi non farceli procurerò. arrivare, secondo me? No, sì, no, assolutamente. Cioè, comunque... parti con il byte solito e poi piano piano, una live alla volta, ovviamente. aggiungi un pezzettino del tuo io. Madonna, io sono una persona un sacco eclettica eh, ovviamente tu prima mi hai chiesto se Instagram è un freno per me. È un freno, ma è un, è un freno temporale più che altro, perché comunque so una qualcosa di me ogni, Cioè io per, dico questa, per tre anni, io ho iniziato a fare nel 2016 l'Instagram, io non ho mai parlato. Cioè fino a dicembre scorso nessuno mi aveva mai sentito la mia voce su, su Instagram, perché io sapevo che avrei fatto musica nel 2020 e ho creato un hype pazzesco sulla mia voce. A un certo punto, se andavo, se andavo su Google, la voce più indicizzata non era Alex Mucci culo o Alex Mucci tette, era Alex Mucci voce, perché nessuno sapeva che suono avesse la mia voce. Infatti, quando è uscita la mia musica, è stato un, un hype pazzesco. Sono, 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 sono poco di me alla volta, quindi non è un freno, però lo non so come dire, lo do per, per pezzo per pezzo, cioè okay, mi piace stupire okay. le persone allora, il Ovviamente mio lo, lo snaturerò quello che sono io il mio umilissimo il, il mio umilissimo consiglio per Alex, ma in realtà per tutte le ragazze magari che vogliono approcciarsi a Twitch, anche perché mi sembra un po' il tema anche della serata questo, no? è, se siete persone appariscenti, come posso esserlo io, come può esserlo Alex che amano mettersi in mostra ego quello che volete estetica eccetera. Non dovete rinunciare a questo, però cercate piano piano di spostare anche l'interesse del vostro pubblico, che magari nel tuo caso viene già da un altro settore, da un altro social, di spostare l'interesse anche sul resto, altrimenti vi ritroverete come tante streamer, purtroppo, a dare quello che il pubblico banalmente vuole, cioè io Tempo fa parlai anche con Marco Grepaldi, che è un ragazzo, insomma, che qua al Cerbero conoscete sicuramente, del discorso uh, cazzo in chat, no? Perché perché questo? Perché molte donne giustamente si lamentavano di questa cosa, molte donne si lamentavano magari della loro chat anche su Twitch eccessivamente uh, puntata soltanto su un discorso Ma sessualizzante. Ma quindi la dick pic? La sì, di piccola, o, semplicemente una chat che scrive: oh, Faccio vedere le tette. Anche Violet okay. si è lamentata spesso di questo. O <coughs> oh, Lusi, faccio vedere le tette. Questo, sborra. Ma io so bla, che bla, bla, bla. non mi lamento di questa cosa. Esatto, cioè, io però... su Instagram ogni giorno. Ho e va benissimo, male, per però, quando ti lamenti di questo e tu dai soltanto questo. Eh, il mio discorso è, certo che è sbagliato parlare di quello, certo che tu utente se mandi il cazzo in chat sei un coglione, però da un certo punto di vista se tu ricerchi solamente quel pubblico, se tu stimoli soltanto gli istinti più bassi, stimoli la carne, è ovvio che in percentuale ti arriverà molta più carne Ma ovvio, c'è di ciò che raccogli, è ovvio che sia così Tu su questo che ne pensi Vicious, poi facciamo entrare i ragazzi su Discord eh? No, non ho sentito Mara, Ero troppo occupata a leggere la chat. A grazie. farmi le risate. A vedere, a vedere Simone che fa gli zoom. Insomma, stiamo facendo questo <ride> gioco qua. <ride> grazie, <ride> Ma io, ah, ragazzi scusate, io sono svantaggiata perché non eh... leggo la chat. Mi, mi, mi fate capire. Io ah, mi grazie. Mi... Ah, grazie, mi grazie mi per la stima che hai di me. mi sono casato. Ehm... Beh, Alex, per me, sei una ragazza veramente splendida. Sei veramente dolce. No, vero, raghi? Allora, discordo, entusiasmo, figo, che oh, cazzo è. Oh. Non sono dolce secondo loro. Vado onno, oh. eh sì, invece, veramente. Se una ragazza, sembra anche che. Se ragazza, veramente, complimenti, sei in gamba. Grazie. Raga, questa qua comunque studiava e lavorava. Sono andata a vivere in Australia a fare la barman come lavoro, è una gran rottura di cazzo. E tutti sono i luma mm -hmm. ho vengono. fatto la Siamo schiava per 40. 15 anni, raga. La schiava? Eh, lavorare nei, nei locali, nel bar, cioè la gente vede la facciata. Sei in discoteca dietro il bancone e ti stai divertendo, non vede che stai da otto ore prima lì a preparare un lavoro. Tu te ne vai otto ore dopo a pulire, pulendo la merda di quelli che si sono brecati sul bancone, quindi non vedono quell'aspetto. Per me, sono stati 15 anni di schiavitù. E aver iniziato a fare Instagram e avere un business che è legato solo Quindi al Gianni mio nome schiava questa, questa, mio... questa... No, è una conquista, è una grande conquista. Me. Me. E, sono contento, e sono contento per te, tesoro. E per carità, per carità. Ah, ecco, io volevo Quindi, arrivare no, no, anche no, a non questo. So, pro... perché... Non so approvava più neanche le Dick Pick, cioè che lo facessero. Per me rimane un coglione lì. Cioè, nel senso non. oramai mi ha anche il, il cazzo. Sinceramente. Eh, ma cazzo, sono ma più... se scrivi così so... dopo la chat si trigger. <ride> sono più contenta quando ricevo! Foto da donne fra un po'. Ma perché ne vedo troppi? Cioè, nel senso, per far colpo mi devi proporre qualche salto Sono più sapie sessuale attualmente. Ok. Allora, eh. Eh, possiamo, far di dar possiamo alla fare entrare? Audenza. Possiamo fare entrare. Intanto, eh, Alex ti saluta, Alessandro. Sì. Ah, io non leggo la chat. No, 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 ma mi ha scritto a me in allora, privato. qua c'è il chassi. primo. È il manager che è entrato anche sì, sì. nella live con Ciao, Ric Ric Riccardo. Allora. Io non c'ero. Ah, non c'eri, te mi sa in quel no, mondo. Se se Domanda seria. Ah no. Mansplainer. grande. So, sono Riccardo, Simon. E chi cazzo allora. sei? Bella Riccardo. Per eh... che cazzo ne sapevo? Vai via. Ma chi è? Allora, è Riccardino. Ah, ha cambiato nome. Il nostro mod. Comunque, eh, dobbiamo trovare un modo affinché loro sentano, Quindi, perché ah, loro vero. non sentiranno. Mm. Quindi come facciamo? come facciamo? Fammi pensare uh, di... niente, Discord, devono... penso sia un po'. Eh, perché loro sentono tanto cielo adesso? Eh. Sentono la scheda audio. Quindi o veicoliamo l'audio allora, lì. Ma poi non lo sentiamo, possiamo noi. mettere l'uscita di Discord. In un'altra no, un eh. parte, non eh. dalle casse, eh, eh, creare cioè... un, audio, un doppio audio come avevamo fatto col, uh, con quello tuo quando stavi a casa di Elettra, yeah. e casomai mettiamo il Tut mic vicino dove esce l'audio del discord devo semplicemente capire se metto come dispositivo di uscita la scheda audio dove parliamo per discord poi creo sicuramente qua nell'audio ah, ne creano uno in più magari questo capito come in modo che sia la chat sia loro sentono di discord tramite eh no un mic no perché qua poi entriamo doppi noi mi sa. no no. Ah, no no perché entriamo no perché entra di... magari dal dal, dal, Hai dal tuo capito? ragione si Vabbè. sentirà un po' distorto, però almeno riescano a sentire, no? Eh no, però non lo sentono nemmeno loro perché è in uscita quindi rip. Mm. Va se aprite la live nostra in qualche modo oppure vi riferiamo le domande, riferiamo noi qua. velocemente. Ma è un facciamo. gatto okay. bellissimo, ma è bellissimo. Guarda che cicciotto, bello, ma mi proprio un tigrotto. Se... Guarda. Magari tu, <ride> so Vick, tu suo... ce l'hai in Discord, eh, Vick? Magari entri tu. Certo che ce l'ho, raga. Almeno sei certo leggermente più avvantaggiato. ti certo spostiamo raga. da noi. Allora facciamo così, eh, noi le riferiamo le domande ad Alex e Vic le, le ascolta da Discord. Intanto facciamo entrare una allora, persona, no, no. dai, così Discord, velocizziamo, non stiamo qui a perdere tempo. Sempre se parlano, eh. Io qua sto mettendo quelli Guarda. senza muto. Domanda seria, eccolo. Vai, levatevi il muto. Domanda seria. Aspetta, 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 aspetta... Aspetta... Potete mandarmi il link però, raga, se per non entro su Discord. Basta che vai sulla chat nostra e... Punto esclamativo Discord. Discord. Eh, sì, sì, trovato, trovato, trovato. Perfetto. Ok, vai parla, parla. In Un altro canale. Ok, il posto. Vado. Sì, vai. vai. Allora, io volevo chiedere, visto che mh, la ragazza ha parlato de, della laurea mm. e dei suoi genitori che si aspettavano tanto da lei. Io volevo chiedere come i suoi genitori prendevano il suo lavoro su Instagram, su, sui Patreon, ma soprattutto come si sente lei, se secondo lei, ehm, cioè se lei si sente appagata e se, eh, i, non so come dire, se secondo lei i suoi genitori sono fieri fiera di lei e se a lei gli importa di questo. Ok, tu hai sentito, vero Alex? Sì. Perfettamente, ho sentito. ottimo, ottimo. Allora, vai. Allora, c'è da dire che io vabbè, sono figlia unica e ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei genitori. Hanno sempre saputo tutto di me e, e viceversa. E non ho mai nascosto niente ai miei genitori di quello che sono e quello che faccio. Sanno che sono una persona intelligente, sanno che io so gestirmi in maniera intelligente e sono i miei primi supporter, sempre, in tutto quello che faccio. La maggior parte delle mie foto su Instagram, diciamo un buon 50%, me le ha fatte mio padre. Wow. Per capire oh. Anche perché io non ho... La faccia di Vicious è bellissima. Essendo una modella alternativa non, non scatto con fotografi. Cioè io, sono, eh, sia la mia, cioè io sono la mia fotografa, tutto ciò che propongo come contenuti è studiato e fatto da me. Cioè può, essere, può sembrare una stronzata, però in realtà ogni post, ogni foto ha una creazione dietro. E lo faccio tutta da sola, o comunque mi, mi faccio aiutare da chi mi è intorno. Ed essendo comunque abbastanza solitaria, e fino a poco tempo fa comunque ero ancora qui, i miei sono stati i miei primi aiutanti in questo. Sono fieri di me anche perché attualmente, con la crisi che è stata nel loro settore e con quello che adesso è successo col COVID, io in casa l'unica che ha sempre lavorato col web sono stata quella che è stata, è stata inondata del triplo del lavoro mentre tutti sono rimasti a piedi, e comunque l'ultima macchina dei miei l'ho comprata io, quindi nel senso, mm. se troppo, nel... cioè, nel senso, troppo, nel... fra, fra l'anno prossimo ricompro la barca a papà, quindi sono più che piedi di me. <ride> Ci sta un utente chiamato YouTube Don Vito TV che, a che sta in domande approvate. Don Vito, Uè! salve, mi sentite? Si sì, sì, sì. vada, vada, vada. Ok, minchia, ok. Salve ragazzi, salve Vicious, sono Don Vito, quello che ho scritto prima, Ciao, sono Bruce un grande fan di Vicious, però per tanti motivi non so più scendere a vederlo in tempo, cioè non so scendere a vederlo assai in questo periodo, poi siccome sono pure uno streamer mi è parecchio difficile. Oh, ma oh, ma è la faccia cattivo. la domanda! Eh, e in poche Buona. parole, niente, volevo fare una domanda riguardante alla, alla ragazza. Che... ma chiamatemi per nome ragazzi cioè, uh, a, al, <ride> alla, ad Alex la suns suicide girl comunque personalmente parlando io cioè l'unica suicide girl che segue è una però non posso fare nomi qua però comunque è una però l'unica suicide sono... girl che segui seguo seguo io non io sono su una suicide girl basta su su no. no io non sono una suicide girl eh. no. lei non è una suicide oh. girl vito Ah, va bene, mi sono confuso. Comunque, a parte questo, mi sono confuso tutto che sto pure un po' modificando, no, scherzo, è bugia. Eh, per cortesia, eh, faccio la domanda. La domanda è... Eh, il fatto è che voglio fare pure una critica, non soltanto la domanda eh, alla, ad Alex eh, riguardante... Ma... Mm, a lei, cioè, nel senso, come gli ha detto Vicius, che a volte Kafka di sicuro ci sarà qualche idiota che gli invieranno foto, vabbè, quelle cose là. <ride> uh, però. Mira uh, i tempi radiofonici. Vabbè, dai, posso sì, parlare, sì. signorina? Lei ha parlato del mamma. cazzo. <ride> no, specie lei, per caso, è capitato che in molti casi qualcuno gli ha inviato foto più interessanti, non foto intime, dei parti intime, tipo che so, gli ha fatto i complimenti o ha... O, cioè è capitato pure che qualcuno gli ha fatto pure dei messaggi molto più umani che disumani, come fanno molti uomini. Eh. Vai. Beh, raga, considerate che ho 400.000 visualizzazioni per fare penso, ogni giorno. Penso. Cioè, non sono 400.000 sfoglioni, cioè, nel senso, ci sono anche persone che arrivano oltre, quindi sì. Cioè ogni giorno, per dicevo, una percentuale di, di cose non umane, come le chiami tu, però, secondo me sono molto più umane quelle. Che complimenti falsi e complimenti sinceri. Cioè, oramai ho imparato a discernere di tutti, quindi. I primi mi sono indifferenti, i secondi mi fanno ridere, i terzi mi fanno piacere, appunto. Buttato fuori, abbiamo buttato fuori Don Vito perché... sì sì una domanda a testa facciamo entrare qualcun altro se non sbaglio c'è anche Azzalina eh? okay. se, se volete farla entrare pronto per... Dank Player buonasera, buonasera vada. magari una domanda Va per Vicious Vabbè, come? magari una domanda per Vicious ah. no più ah. che altro per Vicious avrei una critica perché forse eh, si è eh, un po' eh, espresso in maniera troppo pavalda nei confronti della chat secondo me eh umile parere eh, personale eh, però io avevo una domanda per Alex che visto che tu vorresti ehm, diciamo portare qualcosa su Twitch che cosa vorresti portare e come lo vorresti portare su Twitch, in che modo, come vorresti eh, porti su Twitch per portare questi contenuti beh eh, avevo, già, avevo già cominciato a parlarne prima perché Davide me l'aveva chiesto io non Comunque ho ascoltato non... questo stronzo Chiedo scusa, lo ho snaturerò... mutato la live quindi non ho, non ho ascoltato. Ma mi scusi, tranquillo, bro. Lo snaturerò quello che sono su Instagram, assolutamente. Anche perché, come ho detto, fa parte di me. Cioè, quella è una parte di me che a me piace. Però su Twitch, e... per quanto riguarda le nudità, non... no, 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 non... assolutamente non, no, no, non parlo anche, di nudità. Ma anche, cioè, nel senso, molto, molto no, meno. No. Eh? Cioè, su Twitch sono no. molto severi. Eh? Sì, sì, no, lo so, però okay. comunque ripeto, io sono abbastanza zero con questa cosa, quindi ho espresso la mia intenzione. Ma posso dire una però, cosa, però, te lo posso dare un consiglio, tesoro? Secondo me, sarebbe molto figo. Vuoi. Sarebbe molto figo se tu parlassi anche di fotografia, di pittura, di queste cose. Che magari Ma infatti hai è quello che voglio fare, io sono anche stata paziente di musica. Anche, musica. anche eh? di musica, musica. Eh, ma che musica oh, facevi? Per quindi, per che musica anni, fai? Quindi, eh. Eh, io ho un contratto lavoro attualmente con Jake La Furia e Big Fish. Oh. quindi lavoro con loro e e non, non sono okay. rapper non sono trapper è, è diciamo che un po' più uh, un stile particolare di pop che è un po' nuovo in Italia eh? è molto accostabile ai The Weeknd come sonorità i chi scusami? The Weeknd The Weeknd è no, sì, sì, comunque sì, sì, okay, okay, okay. un pop un po' diverso con sonorità molto più elettronica eh, ci sta, ci sta. Vicious, come com rispondi al discorso troppo spavaldo verso la chat? Ah, ognuno è libero, le opinioni sono come il buco del culo, ognuno ne ha una. Okay. Chi c'è? Alessio? Pronto, ah. Alessio? Buonasera, un piacere essere qui. Salve, io che la domanda è una, è una critica a vicious perché veramente ha fatto dei discorsi no, da no, depensante no, prima no. che non stavano nei cielo in terra. Ma la sua mania di egotismo, ovvero <ride> di visione narcisistica di se stesso, perché lui sta, vi pensa veramente di essere un dio sceso in terra, di giudicare tutti, di essere il top, eh, top di tutto. Ma che discorso ha fatto prima! Cioè, non riesco a capire proprio il nesso e il senso. Qua, amore. quello su, sulla bellezza che se uno è bello non, cioè, se uno ha un determinato aspetto fisico non può fare un lavoro non può fare questo. Ah, aspetta ma aspetta mo, magari può rispondere dire? a lui però una precisazione non era un discorso di bellezza estetica era un discorso di contenuto che ovviamente attrae attira un certo tipo di persone secondo me sì, sì, ma poi adesso rispondere a di difendere difendere. lui tanto si, si, si sa difendere ovviamente vai vicius salve. salve salve signorina salve Salve, Ma... ti presenti? La non la cortesia di rispondere, alla salve. Non voglio, non voglio rifare la domanda, che io non l'ho neanche ascoltato. <ride> io non ho sentito niente. Allora, eh, allora, intanto, ah. eh, benvenuta la signorina se vuole presentarsi alla nostra chat. Amore, non sento niente. Adesso senti? No, adesso sì. Adesso... Non posso stare? Non Pronto? Avevo. Salve, no, io la salve, stavamo signorina. salutando. Buonasera. Buonasera, buonasera. buonasera, buonasera. Ecco, ha ringraziato no. per il sub. Ma posso star ciao. Certo, stare, ciao. Certo, stare, certo. certo. Ti, stavamo, ti stavamo salutando. Okay. Okay. Se vuoi, eh, presentati. Non, Beh, non, non scambiamo il ragazzo, bene, porca bene, madonna. Ma sei un avvocato, sembri, ma molte volte faccio burlare. No. Eh, si plaichi, Alessio, te puoi rifare la domanda più coincisa in modo che riceverà risposta. Io lo odio, da qualche parte. Tuttavia, la domanda, è ripeto, inizia. è, una, è una, una critica a Vicious, appunto, la sua mania di Allo egotismo... Prima è venuta fuori la sua mania di egotismo. Ovvero di volersi mettere al centro dell'attenzione con discorsi sento. narcisistici, pensando di poter giudicare, di, di, di fare discorsi appunto che non stanno in cielo o in terra, e che prima ha fatto dei discorsi stereotip stereotipati che, non, che proprio non tornavano. Secondo me, una spiegazione a quei discorsi più che altro, perché ripeto, secondo me non siamo nel 1300, poi vabbè, sono punti di vista. Ne prendo atto, bro, ne prendo atto. Grazie, grazie per dire, prendo atto, che grazie cosa hai detto, però ne prendo atto, grazie per il consiglio vabbè rispondi magari in maniera no. ma che è sta paraculata Vicius, dai no ma non lo sento raga, non, se, non lo sento ma, per, ma non è eh, non... che prendi atto <ride> ma se sì. com è, come com è Aspetta che ti chiami atto. Atto. qua eh, sull'applicativo stanno a fare guarda. un casino raga, Buon in atto. io, 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 io dai, in serio, come è che ti chiami sull'applicativo così disposto, dov'è che sei sull'applicativo così almeno disposto eh, Sembra quello è ci avete sempre Sono sopra, sono sotto. Ma non ho capito cosa è successo. Alessio, okay. aspetta un attimo: per Diana. Pubblica, 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 4. Però devo entrare con il secondo account. Marra, mandami su cazzo perché sul secondo account? Ah, perché eh, ho doppio eh. PC per streamare. il microfono è su un PC. E... Allora, mo' ti mando il link diretto. Comunque, la no, ma basta che senti. Comunque, eh, non, non c'è bisogno. Per Ripeto, va bene. Grazie. Cioè, Cos'è che devo dire? Vabbè. Non capisco, qual è la risposta? Ti sei, ti sei un po' infastidito Vicious? Ma che è infastidito? È liberissimo di dire ho... che... No, no ma dico in, voglio, in generale, cioè nel senso... Ma, che, ma, ma di cosa è infastidito? Sono qua da sette anni raga, se, do, al terzo anno mi hanno sverginato. Eh, Comunque ti ho, mandato, ti ho il mandato il, il link... A mia madre, a mio padre, a me, tutti, cioè dopo un po' si cioè, ci prendi la mano. Ti ho, ho mandato il link su Discord, eh? Cioè... Amore, non le ascolti neanche le critiche. Adesso sì, ci sarà una, una critica e lui spegne subito le orecchie. Ma questa è, c è? Eh, ma vale... una sbugiardata inaudita. <ride> cioè, ci voleva la tua ragazza per annichilare. <ride> ah, la sera ci sto a capire in cazzo, raga. Allora, penso... torniamo all'ordine. Io poi voglio far parlare Jen con, uh, con Alex. Allora, torniamo un attimo. Perché che Secondo me c'è un'interazione importante qua. Allora, ora ora facciamo entrare Barbara. Allora, adesso vicius. Volevo fare complimenti. Ma fa i complimenti, stavo... perché... Volevo fare i complimenti, Stella. I complimenti delle donne mi mettono sempre in difficoltà. Ma cazzo, sei fatta il culo, lei. Perché... Sì, sì, vedo, ma più mm. che altro, anche essendo della classe 88, io ti avrei dato boh, 24 anni massimo, significa che comunque ti tiene molto bene, questa è una cosa comunque Grazie. importante. Secondo me, una donna è importante che si tenga bene. Cioè, non so se fumi, bevi, se fai uso Zero. di sostanze... Eh, vedi, Beh. è molto importante. Secondo me è molto importante una ragazza non fare nessun abuso di queste sostanze. Perché comunque dopo. Ma è un è... messaggio che lancio ogni giorno sul mio social, in realtà, questo, ok. Ok. Allora adesso. È sono dentro. su vocale 3. Sono su vocale 3. No, Spostami stai live io. adesso. No? No, 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 spostatemi, spostatemi con il secondo account, che quello da cui parlo. Il secondo account, metti lo live. leva quell'altro. Vicius adesso sei in stanza, Ora facciamo, facciamo cosa, cosa, ti cioè, la cosa: come c'ho? Ma vabbè, non fa niente, mettiamo un'altra persona. Ancora, ok. Allora. Sì. Facciamo sì. entrare un'altra persona. Uh. Sì, volevo volevo sì. entrare Barbara. Vai, pronto. Salve, ma sei maschio <ride> <Barbara>. con la <ride> foto vabbè, però mia. Però tra tra me la me me, io eh. lo butterei sì. fuori solo per lo scam. No, ho una buona motivazione. È riferito a un best moment. Ah, Vabbè, perché, dai, perché è mia madre, Barbara. Ah, esatto, vai avanti con la, domanda, quella, per la foto del tizio che mi chiese come sta tua madre. No, come sta Barbara? Io, oh, chi è Barbara? Tua madre, poi è attaccata, <ride> ma come fai a conoscerla? Barbara, ah, poi, Barbara. puoi fare la domanda, per cortesia? Sì, eh. uh, come è, cioè, com è cambiato il rapporto con la chat nel tempo, da quando Stema? Il, 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 il soggetto, Abicious. per cortesia, Abicious, immagino. Ma però non è mai cambiato. Nel senso, io in community, raga, la, il canale mio è diverso. Chi è del dojo lo sa. Uh, mio, nel mio canale ci sono delle regole che tutti seguono, io compreso. Io sono un associato, sono un membro della community, io stesso. Se faccio un errore, chiedo scusa. Se aggredisco una persona su Telegram, mi autocensuro per una settimana perché le regole che io ho applicato al gruppo le seguo io stesso. Non c'è distanza tra me e me. E le persone che mi seguono su Twitch, questo è il motivo per cui noi ci incontriamo magari la domenica per mangiare assieme. Questo è il motivo per cui quando vado a Games Week vado con una dozzina, una ventina di persone, la gente mia. E se mi fanno entrare allo stand con uh, gli associati del dojo, se mi fanno entrare con il dojo, io vado, altrimenti me ne torno a casa perché. Non metto distanza sì, tra me e le altre offende, persone è oggi, oggi è una casa, è passato Marco a portarmi i cannoli. La gente è venuta a trovarmi da diverse parti d'Italia soltanto per fare due chiacchiere, mangiare un pasto assieme. Raga, io, io la interpreto così la mia esperienza di stream. Poi, se vi sta sul cazzo che vi triggerate perché, insomma, avete dei dubbi sulla vostra virilità, eh, sono questioni vostre, però no? non è che io ma posso prima, aiutarvi a tenervi. Ma in mano prima per... mi hai blastato perché ho chiesto scusa. Avevo sbagliato anche io. Ma sì, ma dalla chat ti devi dare anche due frustate, devi saperti far rispettare, Bruges, non è che ogni volta devi metterti giù a pecora perché hai paura che non ti fanno più gli amici tuoi, eh. eh cioè, devi farti anche gente... rispettare. Così... Quando c'è così tanta gente, sì, poi eh. dopo overwhelming. Io me ne fotto, io banno la gente che si segue da 30, 40 mesi e Me ne fotto perché le regole ci sono, si seguono, ci deve essere il rispetto reciproco e buono, questo è come interpreto. Poi, oh, raga, eh, ognuno oggi si cerca, ma non riesce a gestire una chat così perché devi mettere eh, i messaggi, devi mettere messaggi che uno può scrivere un messaggio ogni 60 secondi, ogni 120 secondi. Cioè, ma la gente poi mi il sembra il flow della chat va gestito con gli allora, strumenti no, no. per la gestione della no, chat. Non qua non gente. ci sono, cioè nel senso, qua è permesso di mandare un messaggio in continuazione, giusto? Non, non vedo uno slow mod, non c'è cioè, slow mod, giusto? No, ma credo che. Credo sì, sì, che... sì l'avevo messo io, non so è, se ma, è ancora attivo. Ma credo che cambi poco. Comunque, no, grazie Lucy Lane, perché non cambia. Se metti un messaggio ogni 60 secondi. Mm. Simone si esplode. Allora, facciamo entrare il Intanto prossimo? Io faccio entrare il prossimo. Sì, che si chiama Blastare Vicius. Prego. <ride> Signor, no, sì, ma raga, ma allora. la gente può entrare dentro e dire che sono un lurido figlio di puttana. Ah, no, vabbè, la... no, no, vabbè, ovviamente no, se, un se uno insulta cioè, proprio, senza argomentare viene no, buttato fuori. Questo è il anche che argomenta me ne sa col cazzo, cioè raga, eh. che cazzo, vi devo dire. Eh, vabbè, eh. Allora, Vicious, ma cosa stai facendo qua? sei in una trasmissione, ma che cazzo stai a fare? Qua te ne frega pure a testo, grande cosa? Ma perché stai qua? Allora, Vicious, se uno non può neanche entrare, parlare con te, argomentare. Ma che cazzo stai dicendo? Allora ma siamo calmi. calmi. Stiamo calmi vai fai la tua osservazione. Ma si è appena commentato da solo, voglio dire, ha sparato <ride> minchiate per tutto il tempo. Tutto il tempo, ha detto che se una persona ma ragazzi, ma è eccentrica cioè, cioè, si fa determinate a starla foto. Starla foto gente se volete può semplicemente gente attirare, vai padre un padre che ha a coglione. Che cazzo vuoi? Che è? No, vabbè, no, ma la oh, detto, oh, se grande. Stop oh, oh. maturità. Stop oh, maturità, è grande. Bro. Ma ma mio. perché? Perché oh. volevamo blastiamo, giusto? Oh. Ma di sapere blastare, ragazzi. No, blastiamo, raga, è divertente. Niente offese, ragazzi. mi scuso. Come lui parlo entrambi, parlo, Luca, mi fai parlare un attimo? guarda che tua madre le piace se guarda, magari parliamo. State sì. in sitti un attimo tutti. State in un attimo tutti. Allora, io non volevo far diventare questa un'arena. Quindi, se ci sono critiche, se ci sono domande, ok? Le facciamo abbastanza i toni da parte di tutti, Vicious se mi ascolti o non mi in culi dei pezzo. Ma me Mara, io sono venuto qua per fare un talk show. A me di sentire le no, stanze che ma infatti dire volevo le... i depensanti in chat, me ne sciamo i coglioni. No, Vado ma io guardo, volevo guardo un film con Jennifer e poi. Ma l'ho detto adesso: ho detto che volevo <ride> discussioni, non, non casino. Scusa, però, scusatemi. Eh. Mi guarda un po'... Il confine, sì, per... però è un po' labile. Ah, ma basta, basta moderare basta... i toni Certo, certo. Quindi Blastare e Vicius: se tu hai delle critiche, ponile in modo umano. Pagano. Ma guardate, esatto. si è appena commentato da solo, ha detto che non gli frega un cazzo di sentire quello che dicono. Quelli in chat Appunto. però non 5 me ne frega minuti prima mi Eh, ma oh, no, mi fai parlare? Però cinque minuti prima ha detto Alcon, con la chat. Ma poi ragazzi, c'è Alex qua. Cioè, nel senso perché dobbiamo sentire le stronzate di quella gente che si è triggerata per i miei commenti in chat? Perché ne fa più views? Eh? Per questo. No, allora. io ho detto di il contrario in realtà. Eh. Cioè, sto dicendo Ma è più interessante se Alex parla, se magari parla Jennifer che fa la modella, se si confrontano un po' su tema social, piuttosto che stare qua a ascoltare le cazzate. e allora ti ripeto Vicious, io ho detto facciamo entrare qualcuno anche per Farvi un po' delle domande, visto che siete i nostri ospiti, però effettivamente, visto che l'andazzo è questo, non mi va di, di fare un discorso blastaggio. Non era mia intenzione. Facciamo così: facciamo così, facciamo, così. facciamo questo confronto tra voi due, anche sulla, sulla professione, ma tra chi, tra la, la compagna di Vicious eh, e Alex. allora, non c'era nessun visto, intento di blastaggio via. da parte eh. di terzi, perché se dovevamo blastare qualcuno per fare spettatori in più. Siamo nonché massimi esperti, sì, quindi sì. mi sarei la... messo io in primis. Di balena, ah, no, 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 a cagare. No. Cioè, ma perché mi fai io delle che... Ma dai. non potremmo semplicemente far parlare chi ha delle domande? è eh, il problema che è difficile. È, era è difficile. quello lo scopo, però, come ben sai, non è che possiamo sapere. L'intento oh, yeah, eh, se vuoi non... sapere, Bruce. Se fai entrare, blastiamo. Vicious di Nick, che cazzo vorrà dire, eh, Flame? Anche tu, eh, no, cioè, ma io, cioè, io avevo letto blasonare, rispetto. no, mi, so, mi sono sbagliato. allora, torniamo a noi prego ragazze allora eh, facciamo parlare come si chiama la tua compagna perdonami Vicious. Come Jennifer. Jennifer, Jennifer scusami eh. ho dimenticato il nome è pieno di confusione stasera Jennifer tu, tu che lavoro fai nella vita che lavoro hai fatto allora io faccio la modella da nove anni quasi an sono anche attrice e adesso tra l'altro leggo le carte alle persone faccio i tarocchi e mi piace molto quindi faccio un misto di cose però di base sì la modella il mio Basic income è la moda. Ma sei dell'est? Sono metà russa, metà italiana, però negli ultimi 5 anni ho vissuto a New York, adesso sono rimasta bloccata qua visto la quarantena. Però sto, sto pensando che praticamente credo che mi trasferisco a Milano, adesso visto che, mm. un tardi, e credo che è giusto stare dove sta il tuo uomo. E niente, lavoro con modella, sì, ma quella modella che diceva prima Alex è la classica, diciamo, modella. Sono partita da Milano, poi sono andata a Parigi, poi mi sono trasferita a New York, quindi comunque ho fatto è tanti anni poi, cioè lo conosco molto bene l'ambiente. Però io volevo fare i complimenti a Alex, perché anche a me mi sembra una ragazza veramente dolce, simpatica e molto carina. anche. Grazie. E sì, è importante, però non lo so, ho visto il profilo così, io sinceramente... Se ti piace, giustamente lo devi fare, perché ci sono tante ragazze. Non so, ma io ti volevo chiedere una, do una domanda. Posso essere abbastanza... Allora, Assolutamente. Ok, a te piace molto fare sesso? Non chiamiamo, tipo, diciamo, ma ti piace, cioè, sei a borderline su quel livello lì? O, o è solo una cosa che tu metti così? O sei proprio, ti piace? Cioè, è proprio una... Guarda, ti rispondo in un modo che spero arrivi. Okay. Quando io faccio i miei scatti, eh, le mie foto sono un po' come i miei quadri, è una creazione per me perché io sono sia okay. la mia fotografa che la, la modella, mm -hmm. io studio tutto lo scatto. Non c'è nel inten mio intento quello di sedurre nessuno, c'è l'intento okay. solo di lanciare un messaggio che può essere percepito dalla massa come sessuale, ma mm -hmm. nel, mio, nel mio atto non c'è uh, adescamento. L'intenzione, o... insomma, non è quella, ho capito. No, quindi io non la vivo così. Ovviamente a me piace il sesso come a qualsiasi persona penso sia normale. Ma no. attualmente okay. non ci sono tante eh, persone a senso... cui non piace. No, ovviamente, eh, ma attualmente non è essenziale. Nella mia vita io sono single da tanti anni, okay. so fare da sola e sono più molto più sapio sessuale, come ho detto prima, che è legata per forza alla presenza di un corpo fisico. Ok, Ma sei sempre stato così o hai cambiato anche tu? Perché io sono no, cambiato comunque nel tempo. Io ho 32 anni, nel senso, già cinque anni fa ero una cogliona mm. e fra cinque anni dirò, a 32 anni ero una cogliona, cioè mm. eh, sarà sempre così finché non morirò, quindi cioè, si cambia di continuo. cioè, Chi non cambia età è stupido, secondo me. Sì, no, assolutamente. Magari non dici coglione, magari dici beh. Io non no, vabbè, io, di me, io con me sono molto severa, quindi mi direi eh. anche peggio, però. Eh, io essendo un genio, poi... cambio idea ogni due giorni. Eh, ma è importante. Ah, sì. Ma dicono che cioè, è giusto cambiare anche dalla mattina vabbè, ma alla è, sera. È, ma è una, cioè, Chi non si adatta muore. Mi contraddico facilmente. Eh, se sì. Lo faccio così spesso che questo fa di me una persona coerente. Sì, ma per, cioè, però c'è tanta gente che già ha visto questo qua, diceva questa cosa stamattina. Quindi in è un'incostanza costante. Sì, è bisogna, essere, bisogna essere devoti a se stessi. Questo è importante. Ok, allora ho capito, no, ho capito perché va bene. Ho capito. So. Beh, il mio Beh, scopo è sempre essere quello che voglio essere nello stesso momento in cui esisto. Cioè, se in questo momento voglio essere in un determinato modo, faccio di tutto per essere così. Ma è una cosa che io voglio essere per me, non perché gli altri devono vedere determinate certo. cose. Quindi, okay. se io faccio quella foto lì è perché io mi piaccio in quel modo lì. Certo, non no, cerco no. di pescare nessuno, cioè non okay. me ne importa niente, più che altro. Vedi, hai coraggio. Il problema è che io. No, ma ci sono un mucchio di donne o di ragazze che mettono il culo alle tette su Instagram. Però non tutte hanno un milione e seicentomila follower. Certo. Vorrei dire che i miei contenuti in qualche modo sono diversi dagli altri. No, hai coraggio. Qualcuno... Perché, comunque. Ma eh, e ti coraggio. dico, il coraggio di essere se stessi è quello che manca a un sacco di persone. Però io vorrei, vorrei farti una domanda Alex, io ora sto scrollando il tuo profilo Instagram, no? sto leggendo un po'... Le, I commenti? No, le, le descrizioni delle foto, cioè sì. comunque alla fine non è che dici tanto, cioè, non, non capisco il messaggio che dici tu. Beh, fammi qualche esempio e te lo spiego. Come? Fammi qualche esempio e te lo spiego. No, ne so. Eh, qui c'è una foto di te sul letto normale, di, e la didascalia dice: Sto solo pensando a come non mangiare tutta la credenza. Ma ne ho aperto una a caso. eh? Vabbè, ma no, sì, ma ovviamente la maggior parte delle mie caption sono comunque provocative. Vabbè, non è che è sotto. Di... Non è che sotto le foto devi mettere la no, citazione no, a bucosa. Ma no, però. Okay, però ma, pure no, per cioè, cioè, ma non lo sto eh, dicendo. questo! Lì avrebbero, avrebbero motivo per insultarmi. Penso che se metto una citazione. No, no che... siete ti becchi insulti a Palla. Cioè io... Ho sentito parlare di messaggio. E lo so, sono andato a storie, cercare. Magari nelle storie. Sì, cioè, guarda, guarda, io l'altro giorno ma ho postato una le, foto nelle live, nelle storie, non lo so. Una settimana fa ho postato una foto in cui. Ero mezzanute a mezzo alla strada, mi bastavo il pantalone e sopra la patatina mi sono messa un emoji di una melanzana. E dietro c'era la mia macchina che è una smart, perché tutti pensano che io ne nel loro, ma in realtà è una smart. Grazie, e, ho so e ho scritto sotto, basta guardare in inglese, basta fissare eh, il mio dick e la mia Lamborghini. Ma è provocativo, perché comunque io so le persone come si approcciano a me nei direct, nelle stories. Eh, cioè, è provocativo, è un modo di generare eh, intera cioè, interazioni, tutto qui. Posso perché dire poi è, una anche, cosa? è anche un modo di, cioè, se tu vai nei miei commenti, ne sono tanti, faccio sciogli, perché blasto tutti, mi diverto. Vai, cioè. Jennifer. Volevo chiedere, ma tu il tuo principale income praticamente con, uh, con chi, cioè, contratti, dici, col brand, non lo so, tipo di... Intimo... Guarda, 50-50 uh, tra Instagram e i miei premium. Non, non guadagno okay. più dai premium, non guadagno più da, da, da Instagram, allo stesso livello. Perché comunque, oh, sì, ingerì um, wellness, ho okay. da poco part fatto partnership con un brand di sex toys, che sono fantastici, sono brand fantastici e tutti li vedono come dei tabù, ma in realtà hanno dei canali educational fantastici. Certo. Um, ma di tutti i tipi, veramente. Perché, comunque, wow. se hai un, un buon modo di comunicare alla tua audience, la conosci, puoi dirgli veramente tutto. Allora, io vorrei dire una cosa, vorrei dire una cosa alla chat, no? Sto leggendo che stavo scrivendo marra 0%, live scam, eccetera. So che volete il sangue, ragazzi. Però io Ma sai invitato... guarda glielo diamo, Marra, no, arco, allora il discorso Alex, è questo. Eh, io, ragazzi, io ho invitato tre ore. Io ho invitato Alex e Vicious per un altro intento stasera. Quindi ho aperto Discord per domande e non per blastaggio, non per uh, uh, hating eccetera. Ah, no, ma se volete mi faccio blastare no, io ognuno No, mi no, mi ma è, è <ride> le premesse che io ho dato. Ho dato... Grazie a Nano Bianco per la donazione che fa una domanda ad Alex. Sì, un eh? attimo solo, le sì, domande, sì. cioè, insomma, gli intenti miei nei confronti degli ospiti erano altri stasera quindi non era una live blastaggio su Discord quindi so che voi volete il sangue però non è rispettoso perché le premesse erano altre invece Vicious secondo me è stato ottimo perché ha posto delle domande interessanti adesso ha fatto intervenire anche Jennifer e secondo me possono uscire dei discorsi interessanti poi per il sangue per il blastaggio c'è insomma modo, maniera e luogo adatto e Vicious magari tornerà in un'altra live di Discord blast eh, C'è della... no, Nano Bianco che ha Donato e ha, ha chiesto ad Alex se lei uscirebbe con un uomo alto 1,70. Allora, io sono molto onesta in questa risposta. Ho un piccolo fetish per gli uomini alti perché vanno a compensare la mia piccolezza. però in realtà sono stata anche con uomini poco più alti di e me. Tu quanto quindi sei ripeto, 1,65 normale. E, oh, però sono stata anche con uomini poco più alti di me, quindi ripeto è altro che mi attira. Se mi chiedono cosa preferisco, ovviamente è un fetish per quelli molto più alti di me, perché mi avvolgono. Però in realtà non, non ho standard, non, me ne, tu, non tu, mi Jennifer? importa neanche se abbiano la pancia. Tu Jennifer. Uh, allora io sono stata con un ragazzo che era alto come me, mai con un ragazzo più basso di me, perché io sono un 76, quindi vabbè lui sarà stato un 5. Sono state ed ero stra innamorata. Anche io non ho mai avuto, eppure sono stato con un ragazzo per 5 anni che era alto 1,97, ma non era perché piaceva, cioè nel senso è la sua altezza, anzi, a volte mi sentivo addirittura troppo bassa, cioè nel senso mi sentivo un po'. Capito? Non era proprio esteticamente giusto. Secondo me, Secondo me deve essere abbastanza più o meno lì come altezza. Per me, Però vabbè, vedi. Per me non devono essere delle ciccione, eh, Beh, vedi. È, una... è un requisito. Ciccione o per portabandiera requisito fondamentale devo dire ah eh sì e beh ma significa che la persona si tiene bene nel senso che è responsabile una persona che è ciciona di base una persona che si permette qualsiasi cosa perché si permette di mangiare a qualsiasi ora del giorno quel cazzo che vuole e significa che Vai, raga, persona... in realtà io ho delle amiche che sono comunque sovrappeso per motivi genetici non è sempre così okay. ma comunque la bellezza una ma... roba, è una cosa molto molto relativa e soggettiva io conosco anche, ho anche amici che hanno il fetish per le donne in sovrappeso. Certo. Cioè si può, è, facilmente, è facile cascare nel body shaming facendo certe cose. sei tu che hai studiato queste cose, ma questa cosa della genetica. Allora. Esiste? Eh, ovviamente ci sono delle patologie che portano ad ingrassare, problemi alla tiroide, soprattutto. Sì, sì, sì. È ovvio. Però vi dirò la verità è una percentuale molto bassa. Mm -hmm. Solitamente la difesa di queste persone è no, no, è genetica, le famose ossa grosse, ok, che non esistono ovviamente. Però, però come diceva anche Alex, c'è sempre la componente del gusto. Quindi alla fine è chiaro che anche io condivido il pensiero di, di Simone, nel senso che prevalentemente preferisco una persona che è sicura, non vuol dire... Ovviamente che voglio le super modelle sempre, mi piacciono anche le ragazze magari in carne, eccetera, però di base anche come tratti il tuo corpo dice molto di, di chi sei. Okay? Yeah. Però certo, uh, poi ognuno ha i propri gusti, eh? cioè, cioè chi ama le persone più in carne, super skinny, alte, basse, quindi non, non mi interessa, cioè qui si parla di gusto personale. Ah, poi c'è un discorso, ovviamente, di, di sessualità. Cioè, io sono stato molto spesso mh, in rapporti con donne che magari esteticamente per altri potevano non essere belle. Però mi eccitavano tantissimo. Quindi, un conto è l'estetica, che può essere in un qualche modo legata a canoni oggettivi, un conto è la sessualità. Cioè, io posso uh, essere strarrapato da una donna non perfetta, tutt'altro. Sì, mi sembra molto giusto questo discorso. Ma io la, la perfezione eh. in sé la trovo noiosa, quindi eh. non... Ho... Okay. A me manca Vicious però, cioè, non sta intervenendo, ti manco, ti manco. Sì. Sai che... Vai, Vigius. Sì, sì, stavo leggendo, stavo leggendo leg 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 il Telegram, raga Scusate, stavo leggendo il Telegram del, del Dojo, della, della mia è abbastanza easily tree. Non è che è sensibile, Riccardo, è molto sensibile. Non sembra, ma è stra sensibile, Ricchi. Veramente. Ma non è, amore, no, non è, così è vero, amore. Cioè, io sono gentile. Cazzo, gli devo dire, eh, un branco se... di goglioni, no, a branco di coglioni, ragazzi. Fidatevi di piacere. Lo so che voi siete abituati, agli streamer che vi infilano la lingua su per il buco del culo per ricevere le sub. Io non sono così. Va bene? Perché non me ne frega un cazzo se mi guardate. Non me ne frega un cazzo se guardate la mia live, avete capito? Non me ne frega un cazzo. non Mi, fre mi frega un cazzo se followate Non mi frega un cazzo se vi piace, penso. E questo è vero, però amore, funziona non così. Puoi essere anche. Cioè, si comporta da ometti, basta. Quindi, ah beh, però... Però se, vieni, se vieni a prendere, se vieni a rompermi il cazzo, prendi il bastone. Io ah, dico ma... solo che il discorso qui stava nel Non so che siete abituati in un altro modo. No, no, Vicious. Ti dico, però, bene, ti, dico ti dico una cosa: a me funziona così. Ti dico una cosa. Ti dico una cosa. Oh. Io ti ho invitato per un altro motivo, quindi ho detto... Ah, sì, volo... A ma Bavaro ho capito, Bruce, fate entrare su Discord Blasiamovicius... Vabbè, fatto pensi che io non l'ho eh, eh, fatto non entrare, entrare io perché non ho neanche <ride> un mouse. che succede, Non l'ho fatto entrare io perché non ho neanche un mouse. Però, voglio dire, nel senso, basta dirlo, non ho voglia di fare discussioni su sta cosa e si evita come abbiamo fatto, cioè easy. Comunque a me sono piaciute le domande che mi ha fatto. Cioè, nel grazie, certo... grazie Alex. Anche a me si è, fatto parlare. è stato piacere parlarti, sono stato dentro. Da quanti anni che sei singola? Hai detto che sei singola. È stata sposata. È stata sposata. Mm. Oh, il, mio, il, mio rapporto, cioè il mio rapporto di matrimonio, che io lo chiamo matrimonio ma in realtà in Australia è chiamato diversamente perché è più una cosa civile che, che altro. Okay. È finito nel 2016 quindi da allora ho avuto una storia ma niente di, di importante insomma. Ho e provato qualsiasi? un paio di volte ma fallimenti. Quanti anni di matrimonio sono stati? Cioè di quattro anni. Wow. E quattro anni e mezzo di relazione, quasi tre di, 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 di de facto. Mm -hmm. E non ha funzionato perché... Perché non, non era ero io la donna della sua vita, no? non era destino. Ero la eh, sì. mia migliore amica, non ero io, mi dispiace. Ah, bene, ho capito. <ride> Però, ma non era perché io ho guardato sopra, beh, avevo visto un pezzo dove tu raccontavi che dicevi che sei, ti sei sposata con il miglior amico del tuo amico? Del no, tuo le, fidanzato. Erano, erano buoni amici, eh, ma in realtà il mio ex fidanzato purtroppo si sceglieva male gli amici. Quindi... Ah, ok. <ride> eh. Vabbè, era un ragazzino pure lui, quindi eh, li sceglieva molto male. Ho capito. Comunque diciamo ho che così, io voglio, a differenza del mio ex marito, con il mio ex fidanzato ho tuttora un rapporto buono perché eh, siamo cresciuti e siamo passati oltre ai, ai insomma, al passato. E, mm -hmm. diciamo che in quel periodo in cui stavo con lui, nessuno dei suoi migliori amici avrebbe disegnato stare star con me. Quindi se li sceglieva male, lui purtroppo gli amici. Uh, ho capito e quindi da un bel po' che sei single e adesso cosa dici? perché ti, cioè, non riesci a trovare un ragazzo che ma non, non lo cerco non ho lo cerco. provato di recente anche stare a frequentare una persona per poco tempo ma ovviamente eh, il, il concetto è che ho più palle io degli uomini che provano a fiancarsi a me beh ma finché di... non trovi comunque un uomo che ha più palle di te, dipende eh, cioè sì, che... nel senso, come ha detto Vicious prima eh, stare vicino a una donna che ha. un io non mi reputo neanche bella in realtà diciamola tutta io so di avere un, un determinati punti di forza o comunque delle particolarità non mi reputo bella la bellezza la reputo altra proprio bellezza in senso oggettivo però per stare vicino a una donna che ha una certa popolarità una certa esposizione e riceve ogni giorno dei feedback così eh, di un certo tipo e così tanti devi mm -hmm. avere una grande sicurezza in te stesso sì. E devi non essere dueroso devi essere sicuro di yeah. te stesso e tante cose che attualmente è difficile trovare in un uomo e mm. io ho 32 anni non ho, non ho più voglia mm. di bambini, di vorresti, con con avrei, bambini. Ecco, vorresti avere un ragazzo comunque più grande di te o della stessa età no, io ti consiglio, no, ragazzo, io mi io mi consiglio mi... di stare con magari un ragazzo più grande un uomo, sì. no, guarda no, che ti io vedrei io... bene a parte che ti vedrei bene con Marra però non so se no, Marra è, Marra è, è fidanzato ma in realtà me l'hanno scritto un sacco di persone anche. Questa è bella coppia, secondo me sarebbe, sarebbe da chiedere alla chat. Però il, il concetto è che io non io. ho una, una particolare visione anche dell'amore attualmente, e non è condivisa da tante persone. Sentiamo. Cioè, Cos'è l'amore per te in questo momento? Eh, io divido totalmente l'amore dalla possessività fisica nel senso, io non, non credo nella, nella monogamia. No, siamo realtà. in due, guarda, non, va benissimo. Non, non <ride> obbligherei il mio uomo ad essere crudele <ride> fisicamente. E non Però con sincerità, intendi. A no, con sincerità. Eh, nel senso, ok, ok, Aspetta perfetto. il fatto che una persona la tieni vicino quando la lasci libera di scegliere. Ovviamente, se è un'imposizione non è. Quindi, non diciamo non è un... poligamia? Ma io non reputo, cioè, nel senso per dirti. Io, i uh, miei stanno insieme da quando avevano 13 anni, ok? Da bambini. e Ne hanno 60 adesso, ok? Io non ci credo, mio padre ha viaggiato una vita per lavoro, io non ci credo che mio padre non sia mai stato con un'altra donna. E so anche che mia madre la sa questa cosa, e viceversa, perché mia mamma, quando mio padre era via per lavoro, stava mesi da sola. Un conto è un rapporto fisico, un conto è una complicità tra due persone di partner, cioè... Essere partner nella vita è un'altra roba, ok? Il sesso, Ma io, è... io non concordo. Su è una cosa senso. che non, non è monogamia, è un'imposizione, non è una cosa L'idea che si ha delle relazioni è molto influenzata da quella che vediamo dai nostri genitori Ma quando viviamo, cresciamo ragazzi, viviamo in Italia, viviamo in un paese in cui c'è la, la chiesa purtroppo questa visione è difficile da sfatare però poi viviamo anche in un paese in cui si spendono 90 milioni di euro al mese in prostituzione e pornografia e, gli stesse, e le stesse persone che spendono questi soldi sono i primi a scrivermi con i profili fake sulla, sulla mia pagina e hanno moglie e figli, allora io il finto bigottismo non lo sopporto non fa sì. parte di me, mm. cioè Fatto sta che io al mio uomo non imporrei, eh... piuttosto gli dico ti vuoi sfogare, lo facciamo insieme, cioè, però non, eh... cioè, non, non leggo l'amore alla fedeltà fisica, cioè, eh, purtroppo per un uomo all'inizio magari possono dire ah che figata, questa mi, mi fa ficcare ovunque, ma non è mm. così in realtà. Cioè, non cioè, lo io, so, io dico io una non cosa sola, a so. Jennifer io poi ti lascio figlio. la parola, in realtà sono... Mm abbastanza allineato a questo pensiero, nel senso che l'attrazione fisica, okay, dopo un po' viene meno. Ciò che non viene meno è l'affetto, la stima, anche l'amore inteso come extrasessuale. Cioè dopo un po' parliamo di... Ma costruire qualcosa insieme, certo. una lega fisica. La capisco, certo. capisco però che sia difficilissimo far conciliare più esperienze sessuali, ok? E allo stesso tempo avere accanto una persona, cioè veramente poche coppie riescono ad avere questo equilibrio sì, è ma, difficilissimo. Ma, poche, poche, per, poche persone sanno cos'è l'amore infatti, attualmente, tro c'è cioè, troppa, cioè, troppa. Allora Jennifer. Ora ti lascio la parola volevo fare poi una domanda a Vicious invece, dimmi, per te, cos'è l'amore? L'amore si poi dopo certo. sì, no, mi tocca dormire la eh, camera sotto. Sentiamo, cos'è l'amore? Cos Ma da un lato tanti anni fa se mi chiedevano cos'era l'amore, Mara rispondeva: la è la razionalizzazione dell'istinto riproduttivo. Ho capito niente, però va bene. In realtà l'amore c'è qualcosa, c'è la dimensione oltre che riguarda l'essere umano, non c'è soltanto quello che noi riusciamo a vedere. Eh, il discorso è legato più all'oriente. Cos'è l'amore? L'amore in un rapporto di coppia? È difficile definire per me cos'è l'amore. Eh, posso dire, secondo me, cos'è un rapporto di coppia? Un rapporto di coppia è anche una scelta. Soprattutto passato una certa età. Una ma no, ma scelta. è una scelta di coraggio, ragazzi. Sì, ma non è soltanto una scelta di coraggio, è una scelta, una scelta di vita. L'amore cos'è? Eh, l'amore è un sentimento, l'amore è una sensazione, l'amore è un qualcosa che va coltivato, è una qualcosa... L'amore non è semplice. Non è semplice, amare, per amare ci vuole anche, bisogna mettersi anche di impegno, bisogna avere grande pazienza, non è una cosa su cui rifletto molto il sentimento dell'amore, io rifletto più uh, su cosa significa stare in una relazione Perché con te, no? mm, ne parliamo spesso, a me piace discutere, discutere il rapporto di coppia che ho, per me la comunicazione nel rapporto di coppia ragazzi, è il primo posto, um, eh, come, come, le, come, le, come le relazioni interpersonali, la stessa che finisco. Quindi ne discutono. Mm. È difficile, ci vuole impegno, ci vuole pazienza, è una cosa che sto imparando a fare perché ho passato anche diverso tempo da solo, momenti della mia vita. No, amore, ci vuole impegno da entrambe le parti per stare assieme. Bisogna un attimo smussare gli altri. Io Bisogna la vedo proprio sacrifici. in un altro modo. Cioè eh, tu, amore, sei una... amore, io sono un maschio, maschio è più legato alla logica, è più legato a... alle sue radici. La donna ha vanità al tuo nome è femmina. Diceva, diciamo più... limita... perché la donna è più aria, tu Secondo sei mai me... molto di petto. amore. Non è è vero. Così. Secondo me l'uomo si limita molto, cioè, nel senso, appena comincia a sentire delle cose, dice: Eh no, eh no, eh, qua devo stare, non posso bordare qua. Cioè, così è. La donna invece si dà molta più libertà. La donna ama. Libertà, cioè, che me. la donna ama con il sentimento la donna non si mette delle cornici. Marra, io, io sono sono perché... tipo un soldatino: nel Capito? senso, nel momento in cui decido di stare con una ragazza, la mia parola è vincolante come l'acciaio. Io non ho mai tradito una ragazza in vita mia, non lo farò mai. Ci sono delle cose in cui io credo che mi prometto di guardarmi la mattina allo specchio e essere fiero della persona che sono. Per me, essere uomo è importante, per me, cercare di, di dare l'esempio è importante, stare vicino ai ragazzi è importante. Uh, non approfittarmi delle persone più deboli è importante. Avere rispetto per me stesso è importante. La gente si incazza prima perché ho blastato. Raghi, cioè voi dovete anche mettervi nei miei panni. Allora, se viene uno su Discord mm. a dire: Fino adesso hai detto stronzate, io prendo e vado direttamente col volume a 100. Capite? Sono fatto così. Basta. Sì, perché? Perché eh, vuoi fare quel gioco? Vuoi fare il gioco del gladiatore? Vuoi venirmi sotto? Stai venendo sotto una persona che ha 40 anni. A me non me ne frega un cazzo. Più che altro io, destra, io, più che altro volevo sì, sì. dire che. Vabbè, comunque, questa. No, è una no, solo parte. una cosa, una precisazione, perché poi qui continuano. E no. non, eh, mi non inter... è che lo faccio per fare lo show perché. No, raga, no, no, no. Ma io lo dico. Vuoi fare quel gioco? Vabbè, allora andiamo a finire. Lo dico perché, subito, perché mh, anche la gente che si sta lamentando. Eh, io non ho invitato no, né no, Vicious né Alex per dei dissing, per uh, una battaglia, diciamo, eh. Ho fatto entrare le persone su Discord perché volevo far far loro Comunque. delle domande. Okay. Ma lo so, Mara, poi tu Mara tu sei gentilissima, anche da Mendogio dicono tutti "Cazzo, Mara è gentilissimo è proprio bravo, di qua e di là". Raghi, cioè, dovete anche capire che non è che sono tutti uguali mm. a voi, dovete anche okay. capire che una persona, magari come me, che ha una personalità m, più forte, non vi deve far sentire a disagio, non è che non vi toglie niente a voi, perché avete questa tendenza a dover aggredire chi non è proprio nel mezzo. Cioè, un attimo, una persona che si overestende Ah, è subito hating perché? Perché ruba il vostro shine? Non è così. Comunque, posso dire una cosa, eh, Alex, Araga. secondo me siete che porti sfortuna, perché due live che abbiamo fatto insieme: tutte e due si sono scaldate. verso Ma, la ma, Mara, non è ma è, facciamoci, no, facciamoci una no, cazzo di risata tutti insieme. No, non dire che, affatto, uh, dai. Di che in questa live ci, ci siamo anche raga. io con Simone. Eh, tanto raga, per... raga non, non è successo niente. Questo è il mio modo di interpretare Twitch. No, io non voglio fare la web seguo zero persone su Instagram. Non me ne frega un cazzo di niente. Vengo Contra live dal pomeriggio, faccio quattro ore e mezzo, due ore parlo e due ore gioco. La gente che mi segue la vede bene o male, abbastanza come me. Vuole seguire le stesse regole di rispetto, reciproco, eccetera. Non si spamma, non si scrive in caps lock, non si ripete lo stesso messaggio più di una volta. Altrimenti è per ma Se entri in canale e insulti un altro associato, è per ma Basta, e non me ne frega un cazzo che sei sub, che hai donato fatto altro. Da me funziona così. Per voi è inaccettabile che qualcosa che un prodotto su Twitch, che un canale su Twitch sia diverso dalla norma, è inaccettabile va contro qualsiasi cosa in cui credete quindi dovete, siete voi che triggerate chat, siete voi che triggerate vabbè dai, comunque lo, so. okay. lo capite rai, che sia si capito. vuole anche l'onestà intellettuale pensiero. della vita, raga dai dico penso tu, che, tuo, che il tuo pensiero sia si capito eravamo partiti dall'amore ma amore, aspetta, la chat non ce l'abbiamo neanche noi qua come Gianni? Ma Noi l anima l anima. non vediamo la chat, non, non c'è la chat. Io non la leggo mai anche tu hai la chat adesso andiamo a chat il, più, il problema Raga. è della, delle persone loro non capiscono perché la parte della gente va incontro a veramente a delle cose perché fidate che Riccardo ha tanta anche pazienza che dopo quando perde la pazienza cazzo poi stai male cioè lui riesce a farti veramente stare male quindi, <ride> ma è vero e quindi bisogna avere molta molta perché lui ha molta pazienza rimane tranquillo seduto si siede un attimo e respira ispira perché non vuole neanche ferire il sentimento di un ragazzo magari ha 13 anni dice una cosa così lo dico vabbè capisco no, più che altro sai. mi dispiace perché io volevo fare una live serena con due persone questa che stimo, chiacchierare insomma di vari temi. Allora, la responsabilità cercando. comunque, Davide, la responsabilità è anche mia, non è che la responsabilità. La rossa, dà, ma so, ma è vi la dico è... Se, hanno di sfogare, se hanno voglia di sfogare il loro hating: io, io oramai mi diverto con questa roba, cioè veramente mi diverto. Cioè, per me è un passatempo: tutti i giorni io apro ogni DM sperando che abbiano scritto. Senti, Alex, risultate. Alex, <ride> Alex, <ride> cos'è per te l'amore? Per me l'amore è libertà. Stella comeda. No, amore... Amare una persona vuol dire ti rende libero e rende libera l'altra persona. Cioè, se c'è un, un passo di un libro che io amo, praticamente parla di questa persona che è stata per tanti anni con una donna e a un certo punto questa donna muore. E parla con, con Osho dicendo di... ma io mi sento in colpa perché... È morta ieri e oggi non sono più triste come dovrei essere. Mi sento quasi libero, come se fossi stato schiavo fino adesso. Quello non è l'amore, capisci? Cioè, perché se tu vivi in un'imposizione un continua, sì. ah, io non devo andare con un'altra donna e non posso dire questo, e non posso fare questo, e non posso fare questo, e quello è il mio obiettivo, l'ho dovuto abbandonare. Cioè, non è amore. L'amore la cioè, è. La li... E voler che l'altro sia felice. Ma la libertà, è anche, è, la scopere, libertà è anche la promessa di, di essere fedele. oddio ma lo scegli tu se lo lasci scegliere l'altra persona. Non è che glielo imponi, certo. Deve essere una scelta eh. individuale. Poi, ok. Eh... Ma io non posso stare lì a dire adesso ti controllo di Emma, adesso ti controllo i messaggi. Dove Sicuramente no? Eh, ma si vede, si vede che poi. sei un po' scottata da questa sì. cosa. Scusami. L'insistere, ma, no, ma, rada, ma... ma veramente? Non ma eh, veramente tu vuoi passare una vita con qualcuno che ti, che ti fa vivere. Con... Cioè, che no, io, ti posso, io ti posso parlare per me. Nel senso, io sto in una relazione dove c'è la libertà che dici tu, c'è cioè il rispetto che dici tu. Nessuno cazzo all'altro. Okay, e non ha, cioè, A me non viene voglia di andare con altre donne. Cioè, nel senso, appunto, ma quello è il concetto. Il problema è che star... cioè, Il problema sono io in questo momento. Cioè, detto così, è brutto. È difficile star vicino a una donna come me, che fa quello che faccio io, che abbia una certa. un certo mondo intorno che l'immaginario collettivo, che può essere sbagliato. Molte delle persone che stanno con me dopo qualche mese ti pappano perché dicono: Tutti pensano che sei una puttana. Ho capito, ma tu sono quattro mesi che vivi in casa mia, pensi lo stesso? Cioè. Allora tipo, mm -hmm. ti importa quello che gli altri pensano di me o quello che sono realmente, cioè. eh, se, cioè, se vivi così quella è la porta, zio caro. Cioè, ah, un, uomo, un uomo che ti chieda esclusività, tu come gli risponderesti? Esclusività fisica, sì, ma monocamino. se lo amo, non ha bisogno neanche, cioè, se lo amo, non ha neanche bisogno di chiedermela. Vabbè, però, se, se fino ad ora hai fatto discorsi, dove insomma, ma dice... il concetto è quello. Il concetto è che io non lo impongo, non glielo chiedo. Non gli chiedo di essermi fedele e non mi incazzo se non lo è. Cioè, se un altro rapporto lo manda lontano da me, vuol dire che non sono io la, la donna della vita. Ma non ci eh, credo eh. che un uomo possa tutta la vita a scopare eh, solo con me. Cioè, non ci posso... credo, non me la vedo eh, Tesoro, perché ho detto prima: il rapporto è una questione di scelta. Cioè, la scelta tu? è importante, non si può fare come si vuole, cazzo. Ma è ovvio che io vorrei magari fare altro scopare con un'altra tipa ma capisci che quando parlo di questa cosa vanno tutti in tinto col cervello perché ci vedono una contraddizione, che in realtà io ho una contraddizione che non bevo più, non la vivo dentro questa contraddizione perché non soffro cioè io sono, nell'ultimo rapporto che ho avuto con un ragazzo tra l'altro più giovane di me io cercavo tutte le volte di riportarmi a casa una tipa insieme a lui e io soffriva di sta roba, cioè... Eh, vabbè, ci sta che soffrisse di questa cosa. Ma no, soffri di roba? Quando, tutti le... quando gli no. fanno una roba No, fanno no, pipa, invece no, perché è pensano. sensibile, perché è sensibile il ragazzo, cosa vuol allora, dire? Allora, ragazzi, ragazzi, scusate un attimo. Il Sperate. discorso, secondo me, è molto semplice. Mm. Hai detto tu, anche Vicius: no? È un discorso di responsabilità, è un discorso di scelta. Vabbè, una scelta può essere anche questa, cioè... L'importante è concordare. Sì. Cioè, se la scelta del rapporto è... Possiamo includere anche... Altre persone, certo. Ovviamente chiaro. comporta anche delle ripercussioni, cioè pure Alex dovrà tener conto che il suo ragazzo eh, possa scoparsi altre tipe Non Però è sempre è facile, chiaro, come non è facile esclusività È chiaro, come dice Vicious, che in una relazione monogama i due provino attrazione per altre persone, mm -hmm. e ma il fatto che la provino non costituisce automaticamente una schiavitù, c'è chi la vive così. Eh, no, no, no. Ma il, concetto, il concetto che io non riesco forse a far passare è che non mm. è che uno decide o siamo poligami o no. Il concetto è io ti amo, tu mi ami. Che vogliamo fare? fare che vuoi. No, sei libero di fare ciò che vuoi, sei libero. Ma io sei posso anche provare attrazione vuoi. per un'altra persona, no? Ma se fino a... È normale! Momento... Certo, però... È normale, non, è che... cioè. allora, non è che se mi va di mangiare una torta è giusto che io la mangi, per forza. Il problema... è anche ponderare il fatto di... Il problema di è che se ogni giorno della vita tu soffri perché non puoi mangiare quella torta... È Forse è ora di cambiare modalità. No, no, ma il concetto, il concetto Se è. Se tu sei disposto. Eh, eh, aspetta, no. No, per me è molto eh, semplice. Se tu sei disposto a rinunciare alla tua fetta di, di torta giornaliera per stare in forma, ok, un obiettivo X. Lo fai e sei a posto con te stesso. Se quella rinuncia ti fa stare male, non sei a posto con te Dipende stesso. Quanto mi fa stare male? Eh, esatto, ma eh, infatti certo. si, si basa su quella relazione. Magari per te non è Perché importante, comunque, è una rinuncia tollerabile. Per la torta, non è contemplata un'altra persona lì, nel, cioè, ne, nell'ipotesi della, della torta ci sei solo tu, ovviamente, e nessuno ci rimane male. No, no, no. Se parliamo, sempre, parliamo sempre di un discorso concordato, però eh? cioè, diamo per certo che la tua compagna. Abbia detto sì, ok, possiamo avere rapporti con altre, con altre persone. Ma basta se, che ovviamente, ce ma lo se diciamo è concordato, ma ci mancherebbe: No, no, no altro. per dire però, ovviamente capisco quello che dici tu, cioè il rapporto è anche rinuncia, certo. Però bisogna vedere a cosa sei disposto a rinunciare, ok? Ma raga, il concetto che è che: sempre, se io io è tanto, nella poligamia, rinunci all'esclusività, ad esempio, eh, è quello è il discorso. Io credo una... discorsi di scelta, però, raga. Il concetto è che io. Allora, io ho imparato nella mia vita che la prima persona che devo amare sono io, me stessa, ok? Metto al primo posto me. Quindi sono io che devo trovare un modo sano di vivere per me stesso. Il concetto è che se io sto da tanto tempo con una persona, non mi offende se ha un a un tot momento ha voglia di assaggiare una torta diversa che non sia la mia, ok? È normale, è naturale, siamo animali. Il concetto è che non mi offende se assaggia una volta un'altra torta. Mi offende se assaggia quella torta e, que e si innamora di quella torta lì? Eh. Il tradimento è un altro, non è una scopata. Mm. So se... Posso dire una roba di Jennifer, io. certo. Ragazzi, ma perché nessuno crede? è possibile avere una persona con cui vuoi fare l'amore esclusivamente con quella persona e basta no, mica perché... ho detto nessuno, io parlo per me ecco, no, non dico perché mi sembra che la maggior parte delle persone dica ecco no perché io a un certo punto vorrò scopare qualcun altro e guardo lei, mi piace, bella, figa però io sto a casa con la mia tipa, però cazzo mi piace questa, me la scoperei che cazzo stai a fare con la tua tipa se c'è ancora significa che non sei arrivato ancora a un certo punto di coscienza che dici cazzo Trovo la tipa di cui sono 100 al 100 innamorato che voglio solo lei e non altro cazzo di conto... Esiste. Sì, ma l'affetto la stessa cosa per la tipa. L'affetto cioè, non per... ti fa alzare il pisello, ok? Ma questo. non è vero, ma cosa ma non è vero? è vero, infatti. Ne, allora, brava no, Jenny. No, qua voglio di ragazzi. Cioè, l'uomo trasmette l'affetto tramite il cazzo, la donna lo riceve con la figa. È molto difficile, marra, te lo dico. Beh, io non la, la penso così. Vabbè, per carità, non, non, non carità, tutto tutto così. Eh, per carità. Eh, no, io parlo più per me. Io parlo per me. per no, io Se non c'è affetto un pochettino, per me viene, be, viene peggio. Nella mia esperienza ah, di vita, parla. più diventa profondo il rapporto che ho con la mia partner, più sono eccitato. Ecco, io prime... sono d'accordo con te. Esatto. Vabbè, per me non è così. tipo, per Le me... prime volte invece è sempre... Per me, vabbè, c'è l'imbarazzo, è normale, magari capisci di più quello che vuole l'altra persona, però per me l'eccitazione mentale deriva dalla curiosità verso l'altra persona. Anche. Poi è soggettivo, cioè io sono stimolato anche uh, dal punto di vista dell'erezione, dalla curiosità nello scoprire l'altra persona, non soltanto se... in termini se... sessuali, okay. eh, anche ah. proprio nel capire chi ho davanti, okay, quella cosa mi eccita, eh. quel percorso mi eccita, invece sono distrutto anche sessualmente dalla ripetitività delle cose. Ah. Però è okay. un mio giudizio personale, okay. cioè non vi incazzate. Parlo per Davide Marra. certo, certo Vai, posso Jennifer dire una cosa? Perché io credo che se tu stai con una persona che è proiettata verso se stessa, e non verso te o verso, verso la sua propria evoluzione. Tu sarai sempre curioso di questa persona perché non potrai mai sapere che persona è perché neanche lei sa chi è perché è sempre proiettata su. È sempre, è sempre in cambiamento, sempre costante. Perché se tu giri sul tuo universo e l'altra persona insieme a te gira sul suo universo, siete due universi che girate su se stessi e avete sempre curiosità uno verso l'altro. Basta avere. È molto difficile, è molto difficile. È Io... però, ma... No, no, ma è eh. vero, però è difficile. Che... Cioè che è raro che due persone si prendano in quel modo per tutta la vita. Perché sì. entrano in gioco troppe cose. È molto Ma difficile essere pronto. È un, discorso, che, che è un discorso rapporto, soggettivo. Cioè. Io sono già... Molto, cioè, sono, tollero me stesso soltanto perché non posso fare altrimenti. Quindi Benissimo. difficilmente riuscirei a tollerare un'altra persona per molto tempo. Eh, per me è più ripetitivo flirt dopo flirt che iniziare un'avventura. Ma sono, una sono discorsi soggettivi, io non li contesto Simone, io sono appassionato dal percorso di conoscenza verso un'altra persona, non solo in ambito sì, sessuale. È sempre un inizio, per me è come iniziare eh... un film ogni volta. Beh ma cioè, non è che finisce subito, eh? può durare io... anche tanto tempo, cioè può durare un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, un anno, due anni, per me sono tantissimi. Cioè, dedicare un anno di percorso... Mica è poco, ma allora, anche due mesi, tre mesi, no, mica sono pochi. Il secondo è sarà come diverso se tu... dal, dal primo. È, il terzo è bellissimo. Dal, è come, dal, dal come vedere tanti film, è stupendo. Entri nella vita di altre persone e quella curiosità ti muove. Poi, ragazzi, io non, non voglio giudicare nessuno, eh, cioè, però rispettatemi. Guarda quante ragazze sei stato. assolutamente eh... che sei, sei un. Sono del 91 io. Ma che te frega dell'anno delle persone, però, Pigi, lo stili sempre in mezzo. <ride> ma che problema ti crea se io gli chiedo di che anno è? <ride> Non capisco che problema c'è. No, a, a me, nessuno, però c'è. scusami, Ma non a me, nessuno, però, era una no, curiosità. Ma se. Ma se, se. Per la proporzione, proporzione, per, dire per, per, dire per capire, dare un collocamento. Ma dico, se non c'è stato 40, 40 Mara, anni, circa. 40 anni, ho capito. Ma n'è andato prima, magari a ma lui gli vuol dire. interessa l'età, appunto. Per capire in contatto, ho capito. Hai fatto la scelta divertente. Fa rispondere a Mara adesso, però, per piacere. Io sono del 91, ho 28 anni. Ok. Con quante. Sai, ti ricordi con quante ragazze sei stato? Circa? Onestamente, no. Nell'ordine ma tu 50, intendi a letto 60, oppure a letto un rapporto relazione. stabile no, no no relazione rapporto sessuale cioè. rapporto ah, sessuale è... può... quasi 100 credo quasi rapporto 100. stabile due, forse 3 mm, okay. forse 3 okay. Okay. Eh. Cosa. nel senso eh. che dipende che so. intendi cioè, fidanzamento proprio è un conto però relazioni anche di Insomma, non fidanzati, tra virgolette, ufficialmente, ma ci siamo frequentati per molto tempo, anche in maniera intensa, diciamo, tre. Mica, Marra, ce n'hai di fame, sti cazzi, figa, eh? Come? Eh, no. Ce n'hai di fame, Bruces? Eh? Fame, Ne hai di, di fame, ne hai di fame. Ah. Di fame. Poi sento ragazzi un po' ti rompi i coglioni, boh, io mi sono rotto abbastanza i coglioni. Cioè, oh, adesso cioè, mi non... interessa una relazione, però questo magari è passato più i 33-31, non lo so. Capisco, vabbè, ma io ho portato cazza... solo il mio punto di vista, non è che voglio no. dire niente a nessuno. Io non voglio insegnare a niente a nessuno. cioè dico quello che provo io, come mi comporto. Ma assolutamente, assolutamente. Era, era una curiosità. Davide, per carità, mm. era una curiosità interessante. Secondo me, l'uomo comunque è diverso dalla donna. Da ma è ovvio vista. che è diverso l'uomo dalla donna e sono diversi anche gli uomini tra di loro, certo, cioè. Sì. Eh, da un lato c'è Marra che interpreta cioè, il rapporto con la ragazza, anche il sesso in un modo. Dall'altro c'è invece Tutubo che la vive principalmente più come me. Per me è più gratificante avere un rapporto con una ragazza che amo, per cui provo un grande affetto, mi dà molta più gioia il rapporto sessuale, mentre invece lo trovo più sicuro. Però, ragazzi, cioè, fare un discorso così toglie anche un po'. All'altra cioè è troppo limitante perché sembra che chi magari la vede diversamente non sia in grado di amare. Ma no, ma perché? Certo. Ma non no, assolutamente no, non ma è non, così. Così. non è così, cioè. no, è un modo diverso di vivere la storia. io, ad esempio, attualmente non, non riesco più a, a farmi sentire raccontare la storia a Merotta per tutta la vita, perché non la, non la butto giù, non ci credo più. però sono una persona Marco. che quando si innamora ah, dove... ti do anche un rene. Cioè. Allora, scusate un attimo, Gianluca. Vai. Quello che mi ha fatto notare, sia di prima sia sto continuando a leggere, c'è un ragazzo che sta donando tanto e dice leggetemi, leggiamo leggetemi, leggetemi. Tutto, leggetemi. tutto, rispettiamo leggiamo. chi ha donato. Leggiamo. Simon. Ah, vai. vai. Ma chi è? Marco. Vai. Innanzitutto io ti ringrazio per tutte queste donation, ne leggiamo un po' tutti. Ma è matto questo. Vai Simon. Ma che devo leggere? <ride> Ma perché? Ma non è lui? E, no, lui, no, lui eccolo, chiede... eccolo. Marra, inizia. No, eccolo, eccolo. Inizia da qua, inizia, vedi. L Hanno donato da. Io non sopporto il fatto che insulti chat, eccetera, con tutto loro che ti nutrono e ti mantengono. Inutile che dici che hai una personalità forte e che fai lo spocchioso affermando che non segui nessuno su Instagram. Vabbè, mica la, la nostra non chat, mica la nostra chat nutre sta... Me lo ripeto, no, stasera non stavo solo Ma mica la so nostra è chat nutre 10. Sai che diceva il tipo che è triggerato, raga, ma è normale che la gente triggeri? è così da, da sei anni non è che mi stupisce o oh, non sono abituato. Oh, capisco, avete di fronte un maschio alfa e poi che ha problemi, non è un problema, raga. Cosa volete che vi dica? Crescerete anche voi? Poi? Poi Mister Marra. Quando sei andato nello stream di Vicius, lui ha preteso rispetto, e tu gliel'hai dato seguendo le sue regole. Ma ora dove è il suo di rispetto? Il rispetto per allora, se un attimo, no, no, rispondo io dice, Vicious, Vicius, aspetta, aspetta un attimo, rispondo io. Eh, allora, il, io cerco di portare rispetto ai miei ospiti. Avevo detto a Vicius che la live sarebbe stata un'altra, non il blastaggio su Discord, è molto semplice. Ah, punto Poi la comunque, cosa del de, de eh? de Discord è nato in corso d'opera ah, okay. in, in corso d'opera, ma, de... no, ma il nostro intento, penso, era si, per fare domande, si è però. da parte di tutti. Sì, però, se, per live, però il maschio sì. alfa non se lo deve dire da solo, però eh. Beh, lo può dire Jennifer, ragazzi. potete venire in dojo, Che cazzo volete che vi Beh, dica? Dai, non oh, la ho la libertà di pensare. Chi se ne frega, no, Ho dai, la libertà, ho la proprietà intellettuale dei miei pensieri o non ce l'ho. Vabbè, ma chi se ne frega? Poi altre donazioni? Però volevo dire questo, no, cioè io sto, di sto cercando di rispettare un po', sì, po sono, tutti. Sono uno sfigato, sono un beta, la meglio tutti. Io tu, tu sto cercando, di rispettare sto, no, cercando no, di rispettare. sto cercando di rispettare tutti, vieni, ok. Vieni, 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 dai, devo, devo, malosino, eh. devo mediare un attimo, quindi ripeto: se io ho detto determinate cose al mio ospite, lo rispetto, punto. Ok, se domani decidiamo di fare una live contro Discord contro Vicious su Discord, gli dirò questo e lui deciderà se venire o no. Non è che si possono fare le imboscate. Quindi io. Pretendo rispetto dalla chat, vai Simone. Beh, però sono tutte contro Vicious, io te lo dico. Eh? Beh, leggi quello che dicono, eh, eh, anche vabbè. contro di me ho visto, quindi. Vi no, Vicius, io, io ti stavo facendo una critica in base a come ti sei comportato dall'inizio della trasmissione, ti sei messo ad insultarmi la mamma, chi ha tendenza all'insulto? Bruces, ho ferito i tuoi sentimenti, puoi andare a fare i pompini a tuo padre se ti va. Ah, dai, sì, dai, non, non esagerare pure te, però dai, che cazzo dai che te ah, frega no. su. Io vi lascio fare tranquillamente. Non vabbè, ne... ma sono tutte così? Eh sì, te lo sto a C'è qualcosa te... di argomentato? No, no. Eh, raga, ma qualcuno che ha bloccato <ride> me? Almeno mi diverto? No, sì, sì, infatti, anche, anche a me mi diverto. No, molto no, se sono offese e basta, va bene così. Tanto, oh, abbiamo... vabbè, andiamo avanti. Però non è un problema. Anzi, fatto un po' di soldini. Raga, 10 mm. ore insulto, un po' come fanno oh, alcuni stream. Allora, se vogliamo, fa. Io, sinceramente, non. Io, a non. Io, sinceramente, non. Tante simpatie simpatiche modi, simpatici modi. Io, sinceramente, non vorrei fare arena. Ma perché la facciamo sempre? Non con lui? Perché? Perché è un mio ospite, avevo detto un'altra cosa. Poi, se il Vicious è disposto, lo facciamo. Ma ah, raga, facciamolo un'altra volta. Dai, eh, cazzi, sì, dai, male, cioè, nel senso, eh, è pure tali, brutto tali, no? se io ti invitassi a te me... dicendo ti dobbiamo parlare di questa cosa e poi ti ritrovi a fare ci una sono... battaglia che non ti interessa, no? Ma ci sta che un talk a volte sfoci in discussione, Beh, però devi decidere l'ospite, non, dici 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 non è che arriva su, si ritrova l'imboscata. Questo dico io, no? Ma che imboscata, no? Per dire, ho avvertito persino Riccardo che stava entrando un altro manager, non avverto lui? Assolutamente. Poi lo so che la gente vuole il sangue, è più divertente, io lo capisco. Lo capisco sì, io pure io che Vicious sia, farlo si farlo. sia posto un po' da stronzo. No, cioè io ogni obiezione che ho fatto mi è stato detto che sto a fare Airflame, sto a fare Chi? fuoco. Chi? Ma pure tu, cioè. Cioè? Ma, ma stasera? L'obiezione del maschio no, alto. Vabbè, si pianta, dire, non, non no, vabbè, era per dire, non ma torniamo Bruce, su questo. cazzo. No, ma era per dire, non torniamo su ti crea problemi, allora, scusate, maschio beta, meglio così, Gianluca, va meglio. Okay? Gia ma Gianluca è l'altro. Simone, quello no, che è. Oh. Ma, ma non è il discorso. Dai. Sì, è il discorso che uno non è che se lo dice da solo. punto Poi, eh, Ma anche se se lo dicesse da solo a te cosa cambia? Ma che c'entra? No, non che è un discorso di cosa portato. mi cambia, è un discorso che secondo me non ha senso, non mi cambia nulla. Mi sembrava una cosa senza senso, te lo eh, fai. E se invece per me contare. ha senso? È irrilevante, per me può avere senso pure la castroneria eh, più grande del rilevante mondo. È irrilevante che il fatto che non abbia senso per te, quindi che hai ragione. Non è no, Dai, io, la eh, mia pitello, trasmissione non lo dico che per me non ha te. senso Aspetta, caro mio. Che hai detto Alex? Che mo caccio il pitello, se non il <ride> Va bene, allora io a sto punto chiuderei qui. Amore, sì, io posso dire una cosa? Allora, Vai. secondo me cioè importante, è ovvio che è giusto che comunque ha ragione Riccardo, nel senso che per ogni persona potrebbe essere cioè ogni persona è libera di dire quel cazzo che vuole quando vuole e va rispettata, questo è vero. L'unica cosa che secondo me è molto importante è che l'intenzione che hai deve essere cioè tu devi capire l'intenzione che hai, cos'è che fai quando scrivi nella chat, quando sei lì che tringi, che intenzione hai di ferire, fare male? E, e ricordati che tutto quel cazzo che fai così ti ritorna a te, è così che funziona, quindi <ride> è, è così che funziona, quindi la tua intenzione se è un'intenzione di merda, allora prendi la merda nella vita. Invece se tu pensi cazzo Voglio dire una cosa, perché qua mi sembra che questa persona comunque ha sbagliato, allora io voglio far capire che qua ha sbagliato e allora e lo fai con un altro in intento. Allora lì sì che ti si accorto. Sì, amore, questo, se sei, se amore, questo, merda, è, Twitch, questo è Twitch, non no, funziona. No, ma non è Twitch, così. non Twitch, è persona, è persona. Perché e... se la gente fa ancora così, significa che viviamo ancora nel mondo dei... Eh, ma viviamo ancora cioè, nel mondo, nell'età so della conviene. pietra, amore mio. È eh, Ancora no. l'età della pietra, non lo vedi? E eh, Scusate, allora è niente. Per me è molto importante capito, filtrare le tue intenzioni. Se tu hai l'intenzione di merda, prendi la merda. Ma non è mai successo praticamente con nessun ospite. Cioè, a mio avviso, Vicius in questa live è stato un po' altezzoso e antipatico. fa triggerare, sì, fa triggerare le persone. Eh, so. fa triggerare a la molto, gente. Perché... Okay. Questo... Sì, questo perché, questo... perché... Non me ne frega un cazzo. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo. No, Sai ma tu sei liberissimo. Eh, non ma... sono... Hai capito? Non sono... Cazzo, me non me ne frega offese, niente. Tanto io domani vado live, c'è il dojo e sti cazzi Assolutamente, perché sì. è che mio caro. Non devo fare la recita, non devo piacere, vieni a rompermi il cazzo, prendi il bastone. Funziona bene. Cioè, eh. Questo per... discorso eh. si può estendere anche al contrario, magari la chat eh, sentendo le tue parole verso di loro è irritata e quindi questa qua è una conseguenza, come ha detto la tua ragazza, è sta ad un boomerang, infatti colgo anche le parole di Simone, non è successo con nessun ospite. Anche perché magari hai avuto un uh, atteggiamento che ha portato questo, non che siano giusti. Aspetta, però facciamo anche una giusta distinzione. Però, perché, eh, insulti ovviamente no, non facciamo No, se posso Aspetta, parlare. C'è cioè pure mia la trasmissione. Sì, però... Non è che so pure un ospite. Ha ragione Gianluca. Porco Dio, sì, però, eh, in cazzo, però è piaciuto fino ad ora, però. Sì, ma cioè, cioè, per in quante live abbiamo aperto Discord con un ospite, però in quante live abbiamo aperto Discord con un ospite. L'intento penso che era palese perché se uno dice ragazzi entrate a blastare io ero il primo che gli avrebbe chiesto scusa quindi quello là penso sia assodato qua, è, qua è il ragionamento è un altro il ragionamento è che si sanno ormai queste, di, queste dinamiche tu che stai su twitch da sette anni penso che te ne sei accorto che se io per esempio vengo in live da te e dico eh, sti stidebe o oh, stupidi idioti ma pure se fa parte del mio personaggio è scontato che poi quelli mi vengano a dire: testa de cazzo, pezzo de merda, qualsiasi offesa che non è scusabile anche da te. Che okay. sei lo streamer, okay. e quella è la tua chat. Per è carità, un discorso certo. più naturale che, secondo me, dovrebbe anche essere preso con simpatia. Io ci posso, posso pure capire che te ci sei rimasto un po' male, ma quello no? Che ma... Marra, come mi sono intuito stasera. il tri trigger? Io fa, direi di chi chi chiudere la live. Posso, una dire, una più cosa più sola, Posso sì. dire una cosa sola? Tu c'hai ragione, però il discorso è semplice. Io ho invitato due ospiti con un fine. In quante live è successo che abbiamo aperto Discord a cazzo per far criticare gli ospiti presenti? Mai credo. Poi, ma l'hai proposto tu per fare domande, non allora. per scontro, capisci? Quindi io mi sono sentito di rispettare il mio ospite, va bene? Dovete attaccarmi per questo? chat? Fatelo però preferisco questo. Beh, no. Mi hanno distrutto oggi, ma non mi interessa. Perché io preferisco mantenere il rispetto. E capisco che, se invitassero me in una live dicendomi: Davide, eh, vorrei il tuo punto di vista su questa cosa. Fai queste domande. A un certo punto, lo streamer apre la chat, la Discord, e questi vengono e mi vengono a blastà. A un certo punto, ma io non sono venuto qua per questo, no? magari lo faccio sul mio canale. Questo Assurdo. è semplicemente il discorso. Assurdo. Io vo volevo soltanto essere tranquillo, cioè poi che vedevo di. Oh, no, magari sta, se eh. ti fossi in cioè, cioè, Se ti fai magari... entrare, blastiamo Vicious su Discord e eh, prende fuoco la chat. Ah, magari eh, tu vai nella live di un altro streamer, ti comporti bene, apri di Ma Discord. mi sono comportato male, raghi cioè, Mi sembra di aver fatto domande, aver parlato con una Per Alex. me è stato molto su interessante no. fino a hai fino hai che... scatenato. È indubbio che hai scatenato una reazione. L'hai Lo... cioè, detto tu stesso. Che fai triggerare, no? E almeno c'è sì. qualcosa di cui parlare stasera. Sì, su sì, sì ma non era, non era tenuto a rispondere alle domande dirette in Discord. ripeto. più di far triggerare. Quindi... Sì però non era l'intento della live Questo dico ah, io Cioè in realtà bello. nella prima parte ad esempio Ha fatto domande secondo me molto interessanti Anche a Alex cioè non... Poi dopo quando abbiamo aperto Discord Si va, è va, creato un po' il bello. casino ma Per me va bene tutto Possiamo pure mandarci a fanculo tutti no, Per carità ma lo Sono dico perché Perché mi dispiace un po' sia per la chat Sia per gli ospiti capito Ciao. Vabbè, no, lui. ma io cioè, no, hai, hai ragione. No, no, per, per gli ospiti, assolutamente, cioè, cioè, mi dispiacerebbe. Io sono scialla, raga. No, ma allora, Alex, ma tu sei stupenda, se a te non sono... te ne frega un cazzo. però, <ride> <ride> Ma fai bene così. Io sono, abituale, io sono abituata alla merda ogni giorno, quindi per me proprio non Vabbè. Io, ma facendo oh. la modella, oh. ho visto e rivisto delle cacce, e roba dei giudizi allucinanti. Ma anzi, a me, delle... è piaciuto. A... A me sarebbe piaciuto che, blast che blastassero mai perché oramai sono diventata più brava dei rapper a rispondere. Cioè. Va bene, allora eh, io faccio direi. De faccio della live, guarda io. Mi vado a fare una bella doccia che ho le palle sudate, <ride> fanno 50 grazie gradi qua dentro. Tra le zanzare e il caldo. <ride> allora io, io concluderei questa live con il sorriso splendido di Jennifer e Alex. Eh, grazie mille a tutti gli ospiti. Ok, sì. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Eh, e ci vediamo domani alle 15. Ciao ragazzi, ragazzi. Ciao, ciao. ciao, eccoci. Non lo so. Vogliamo un attimo discutere con la chat di questa cosa? Eh sì, sì, però due minuti. Sì, roba prende? di cinque minuti. Okay. Vogliamo aprire un attimo. No, che ne so. No, parliamo Discord. un attimo, facciamo le conclusioni. Allora, eh. Dì okay. tu come l'hai visto. A volte questa live lo, lo, cioè, su di me l'ho sentita molto pesante in certi punti, cioè, devo essere sincero, ma cioè, beh, si è creato un po' un nuvolone. Sentivo sta coltre e niente. Cioè, è stato interessante per gli argomenti trattati. Vicius ha cioè, un carattere molto grezzo. Però non voglio parlare di, di, di cioè, quindi, no, no, certo, certo. come l'ho vissuta io. A volte è un po' pesante. Però. Però, però concordi che è stata pure eccessiva la reazione della chat. Ma la chat Dai. spesso c'ha sì. reazioni eccessive pure su no, le ma... persone. È mm. naturale, capito? E eh. poi sai che non può neanche ci sono rimasto un po' male. Nel... Ci sono rimasto un po' male, sai? E ma non capisco, per me. Eh. Io rimasto... Perché io rimando, avevo fatto sta. Quello è posto eh, subito eh. molto antipatico. Sì, eh. sì, per carità, però eh. ci sono rimasto un po' male, perché cioè, il mio intento era un altro, capito? oggi ah, lo so, era andato, stava andando benissimo era molto figo mi piaceva quella cosa Questo poi chiaramente tu lo sai meglio di me che non sempre le cose vanno secondo ovvio, i propri ovvio, piani. ovvio, certo ma Quindi... rispetto poi anche diciamo la volontà di esprimere diciamo dissenso da parte della chat però secondo beh, me ma secondo me lui ha, ha iniziato con quel flexing molto lungo già la gente mm. stava dicendo ma è come quanto parla e già là è stato il primo poi ha iniziato un po' pure un po' a rispondere e poi lui l'ha detto lui stesso. Io insulto, io, io, io triggero Sì, vabbè, quello però dopo. Dopo, ciò che dopo quello che è entrato. Oh, no, non abbiamo Discord, Me eh. la devo rivedere o, o magari degli eventi switchati. di Non lo so. A me, tempo. a me, sinceramente, piace molto come personalità. Nel senso che. No, ma indubbiamente. È stimolante è... anche di reazioni negative, però. Cioè, ti aggiunge qualcosa, ok? Il villain, sì, cioè, ovvio. Era un tirò. Cattura l'attenzione. Se è se stata sette anni su Twitch, ci sarà un motivo un professionista. Mm -hmm, sì. cioè, non lo però, so, boh, ci sono rimasto un po' male. La cosa, la cosa peggiore, ovviamente, è non scatenare la minima reazione. Lì si proprio anonimo. Sì. Lui ha scatenato una reazione molto forte. Tanto di cappello. Ma secondo me bisogna prendere cose per quello che so. Continuare a fare il post credit. Così. Un, un... Vabbè, stavo no, a fare un'analisi. Abbiamo no, finito per dire, perché volevo capire dire un attimo la volta. Non sarà neanche lui. No, volevo ascoltare me... un attimo la chat, volevo capire. Cioè, mi, mi dispiace anche perché mi stava piacendo un sacco. cioè la, la direzione in cui stavamo andando. Cioè, mi sembrava Dale. Sì Prima del casino, co, ah. co, su Discord, no? Sì, 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 perché. Da, poi, è insomma, così, sì. cioè. la cosa brutta, sai se qualesimo? Secondo sì. me ha sbagliato lui. A si è triggerato. E ha... Forse perché magari ho un po' più di esperienza in questo. Però sai che è che se te butti a far gioco del flame, poi devi pure sapere. sapere per Ma cassano. non l'ha iniziato lui, però. Beh, oddio, beh oddio, sì. Prima sì. di Discord, che ha fatto. Sì, sì. Che ha fatto prima di Discord, scusa. No, non mi ricordo nello specifico, ah, sì. non ti potrei citare le parole avviso, esatte, però ha anche... avuto un atteggiamento flammoso verso l'utenza. Anche a mio avviso è, è naturale che poi la gente... Prima sbotta, di Discord non, non con possiamo... toni molto saccenti E questo ha fatto triggerare, la gente te, gli, gli ha detto su Discord con dei toni che magari... Vabbè, non ma non avevo... era quello il focus della live, però capito. Cioè stiamo a parlare di altro, però, sì, se la gente si focusa su una cosa il eh, lo faccio so, vedere diventa... sì, eh, il focus. E mo' invitiamo, ospite, che ne so, Salvini. Iniziamo a parlare di cose serie. Eh, io e io inizio a dire, tutti voi in chat siete dei figli di puttana. Vedrai che sposto proprio tutto. Su te me vedrai Vabbè, un po' di Vabbè, ma non affatto così. Non esageriamo. Dai. È un esempio chiaro, calcato focus... per farti capire che effettivamente puoi spostare il focus. Sì. Come cazzo te parli? Perché non lo giacca. decidiamo noi. Il focus, beh, un po' sì. Un po' lo Possiamo puoi direzionare. Li, sai, però beh, se molli lì dietro arriva una donna nuda, eh, Sì, il focus per carità. Li... Il mio intento era. Non andare verso il focus del flame e tornare a un focus più interessante. L'abbiamo abbiamo provato, Però ormai era un po'. Sì, ormai è andata a puttana per carità. No, però non, vorrei che fosse chiaro il mio intento. Non puoi gestirlo, sì, capito. Vabbè, ragazzi, ci vediamo domani. Voglio un'ultima cosa che sì. mi, mi dispiace perché poi sta live ve ricordata solo per questa cosa. E magari non per uh, delle riflessioni interessanti che insomma. Che, mm sono uscite anche per Alex che secondo me è un personaggio molto interessante è uscita fuori molto positivamente sì, da questa voglio. live secondo me secondo me dovremmo fare più un discorso esteso sul discorso amore secondo me quelli lì era un, buon, un buono spunto eh, ma ormai era tutto un po' sputtanato, quello ve lo dico io ovviamente. capito cioè volevo andare su quello ma comunque ormai... la chat era uno spam di Marra out, Vicious out A cioè un certo punto, vedi che è il focus no? Non c'è interesse verso quella cosa ormai era spostato certo, vabbè eh, ragazzi no non tagliamo nulla che dobbiamo tagliare io che no, sta... verità, basta ciao, già oggi live dei 15 dove è finito il vabbè sti cazzi. quello è quello là se lo devi girare ah e ci vediamo domani uh, alle, alle 15, 15 abbiamo deciso perfetto sì. non c'è scritto niente va bene a domani alle 15 ciao domani ciao, sera ragazzi 21, Fedez. Sì. ciao no domani non è martedì. volevo dire no, domani c'è quella di de... Frida domani sera Mercoledì c'è Fedez sì. alle 21. Domani è martedì. Di... C'è quella di de... Frida che se si è andata a E Perché c'è scritto Marra Flame? Se qui dietro c'è io e te? Eh? M più S. Ah, boh, ho sbagliato io. Allora, allora vabbè, eh, siamo io e te domani alle 15. Quindi. Okay. Io e Marra domani alle 15. Va bene, Ciao. per una Ciao. cosa sorprendente. Ciao. Trasmissione da vedere in punto di morte Sono a casa in cadene, Gli altri escono tutti insieme Ecco un podcast in azione Che presto cambia la... teste per un cerbero cerbero pa 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 troppi goblin in questo mondo non sarò un clociale